Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva, tanto anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. In primo piano il grave incidente stradale che si è verificato questa mattina a Cordenonsi, in gravissime condizioni una 45enne del posto e ancora un accoltellamento che, diciamo così, ha fatto ripiombare la città di Udine nello sconforto, ma soprattutto nella preoccupazione. Fortunatamente la madre, che ha ricevuto le coltellate dal figlio, non versa in pericolo di vita. La banda di minorenni alla quale i carabinieri della compagnia di Pordenone, in particolare della stazione di Fiume Veneto, hanno posto fine alle scorribande che soprattutto quest'estate avevano messo in ginocchio diverse persone e diverse associazioni locali, soprattutto tra Zoppola e Fiume Veneto. Ne parliamo anche, ne abbiamo parlato questa mattina col comandante della compagnia dei carabinieri di Pordenone. Parleremo anche di furti a Venezia. A Udine invece un uomo è finito in carcere, voleva regolare insomma i conti con la ex compagna. Una denuncia shock che ci arriva direttamente da una giovane mamma che risiede nel Friuli occidentale, che da qualche settimana frequenta una struttura protetta nella Marca trevigiana. Sentiremo il perché di questa denuncia shock. Ancora l'omicidio di Nadia Orlando con le evoluzioni. La candidatura di Gorizia e di Nuova Gorica quale capitale europea della cultura per il 2025, la parte politica, quella più istituzionale. Tutto questo ovviamente condensato nel telegiornale del Nord-Est. La domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente, la stessa che vi riproponiamo anche questa sera, perché ci state ancora, diciamo così, mandando dei messaggi, delle email, qualcuno anche ci chiama dicendo la propria. Beh, allora vi diciamo che ve la proponiamo anche in questa edizione. Lunedì vi daremo poi i risultati. Allora, migranti, l'invettiva di Padre Zanotelli, sciopero della fame contro il razzismo di Stato, siete d'accordo? Ve la rispiego nuovamente, magari per quelli che si sono persi qualcosa ieri. Padre Alex Zanotelli è tornato a preannunciare scioperi della fame in difesa dei diritti dei migranti. Dopo 3 mesi non vediamo segnali forti di discontinuità con le politiche migratorie del precedente governo. Infatti il PD aveva promesso di azzerare i 2 decreti sicurezza, lamenta lo stesso missionario, chiamando tutti a riprendere con quella forma di protesta ben nota e già utilizzata nel recente passato. Per un anno intero abbiamo digiunato ogni primo mercoledì del mese davanti al Parlamento contro i decreti sicurezza di Salvini e contro la sua politica dei porti chiusi, ricorda lo stesso Zanotelli. Quando lo scorso agosto cadde il governo giallo-verde, abbiamo pensato di sospendere il digiuno per vedere se il nuovo governo giallo-rosso desse segni di discontinuità con le politiche migratorie del precedente governo. Siamo davanti però ad un vero e proprio razzismo di Stato. Ecco allora che siamo a riproporre lo sciopero della fame contro lo stesso razzismo di Stato. Allora, cosa ne pensate? Siete d'accordo? Ce lo fate sapere. I metodi ormai li conoscete e ve li trovate insomma in sovraimpressione. Tante cose, abbiamo sempre disponibili le nostre pagine social che stanno raggiungendo risultati importanti, soprattutto per quanto riguarda determinate notizie, Facebook ed Instagram, quindi li invito ad andarle a visitare. Apriamo allora il telegiornale. Grave incidente stradale questa mattina a Cordenonsi, in via Villa d'Arco, una 45enne del posto lotta tra la vita e la morte. Il primo servizio. Violento scontro tra due auto questa mattina in via Villa d'Arco alla periferia di Cordenons. Una donna di 45 anni del posto, Francesca Carrer, lotta tra la vita e la morte. È ritrasportata all'ospedale di Udine e ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Sono le 7:35, la strada è resa scivolosa dall'abbondante pioggia caduta nelle ultime ore. L'utilitaria, condotta dalla 45enne, una Fiat Punto, è diretta da Cordenons verso San Quirino. Dal senso di marcia opposto proviene una Ford Mondeo Station Wagon, alla cui guida c'è un uomo di Porcia, che dopo aver affrontato una curva dove già in passato si sono verificati altri incidenti, perde aderenza con l'asfalto e comincia a sbandare. Nel rettilineo, all'altezza del civico 67, invade l'altra corsia e c'entra la Punto. L'impatto semifrontale è violento.
L'auto della donna si accartozza su se stessa e finisce nel campo che costeggia la strada. Si capisce subito che la situazione è grave. Sul posto arriva una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone, insieme ad un'ambulanza del 118. Con l'utilizzo del gruppo idraulico da soccorso, i pompieri riescono a liberare la 45enne dalle lamiere contorte e la affidano al personale sanitario. Insieme attuano le prime manovre di rianimazione, che servono perlomeno a stabilizzare la donna, che viene elitrasportata all'ospedale di Udine. Il quadro clinico è complicato. Al Santa Maria della Misericordia viene accolta nel reparto di terapia intensiva. La sua vita è appesa a un filo. Praticamente inglese, invece, l'occupatore della Ford Mondeo, che viene trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone per essere successivamente dimesso. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Cordenons, che coordinata dal responsabile del servizio Giovanni Rorato, predispone sin da subito la chiusura di via Villa d'Arco. Riaprirà soltanto alle 12, a conclusione dei rilievi, e dopo che le auto incidentate, entrambe poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, sono state rimosse. Litiga con la madre e poi la coltella è successo questa mattina a Udine. Allora i particolari nel prossimo servizio. Tragedia familiare sfiorata questa mattina a Udine, dove una donna di 71 anni è stata accoltellata nel proprio appartamento durante una lite con il figlio. La donna per fortuna non è in pericolo di vita. L'episodio si è verificato poco prima delle 10 di questa mattina. Le cause non sono ancora note. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stato lo stesso figlio, 39 anni, ad aver chiamato i soccorsi dopo aver ferito la madre. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza al vicino nosocomio, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Il figlio invece è stato condotto in questura in Viale Venezia. Le indagini sono in corso da parte della polizia, intervenuta sul posto con personale della squadra mobile e le volanti di servizio. Banda di minorenni sgominata dai carabinieri della compagnia di Pordenone, in particolare della stazione di Fiume Veneto. Il gruppo rubava nelle case ed era capace di far sparire anche automobili. Allora il servizio. Rubavano nelle case, nelle auto e riuscivano persino a far sparire i veicoli, per non parlare delle incursioni all'interno di una scuola e i danneggiamenti alla Proloco. I carabinieri della stazione di Fiume Veneto, coordinati dalla procura di Pordenone e dal tribunale dei minori di Trieste, hanno sgominato una banda di giovanissimi accusati di reati contro il patrimonio. Il gruppo è composto tutto da 5 soggetti minorenni di cittadinanza italiana e straniera che in concorso tra loro, da giugno a settembre di quest'anno, secondo i militari, ha colpito tra i comuni di Zoppola, Fiume Veneto e Cimpello per un ammontare di 15 episodi. In particolare trattasi di 6 furti di autovetture, 2 furti nei veicoli, 4 furti in abitazioni private, furti di bottiglie di superalcolici dalla Proloco di Cimpello, un furto di bicicletta, un furto di bevande all'interno dell'istituto scolastico Bagellardo di Fiume Veneto e il danneggiamento di una struttura della Proloco di Pescincanna. In un caso si erano prima guadagnati la fiducia di una donna anziana che gli aveva fatti entrare in casa, salvo poi venir derubata del denaro in contante durante un momento di distrazione. Il gruppo aveva portato via anche la macchina della donna, una volta riuscito a impossessarsi delle chiavi. I furti delle auto si erano conclusi sempre con il rinvenimento dei veicoli tra Zoppola e Fiume Veneto, circostanza che ha permesso ai carabinieri di cercare gli autori del reato nella propria giurisdizione di competenza, rivolgendo l'attenzione nel gruppo di minorenni presente nei 2 centri abitati che infastidiva e minacciava gli abitanti attraverso comportamenti aggressivi. Il monitoraggio e la raccolta di fonti di prova, anche con l'aiuto dei RIS di Parma, ha permesso ai carabinieri di recuperare gran parte della refurtiva, nonché tutte le auto abbandonate dopo i furti nei territori. Le operazioni si sono concluse con la misura cautelare del collocamento in comunità di un 16enne in una struttura del Veneto e la denuncia di altri 4 minori tra i 17 e i 13 anni residenti tra Pordenonese e Porto Gruarese. Altre cose, i particolari e tutta la conferenza stampa di questa mattina la trasmetteremo a partire dalle 21 questa sera nella rubrica operazioni ad alto rischio, a partire quindi dalle 21. Adesso andiamo a sentire l'intervista realizzata questa mattina al maggiore Luciano Summo, che guida ormai da diversi mesi a questa parte la compagnia dei carabinieri di Pordenone, che ci racconta
nello specifico alcuni dettagli dell'operazione stessa. Questo gruppo aveva compiuto, per quanto riguarda da noi accertati, almeno 15 episodi di reati predatori fra furti di autovetture, furti su autovetture, furti in abitazione, danneggiamenti e furti di alimenti e superalcolici. E un gruppo che andava dai 17 ai 13 anni, di ragazzi provenienti con nazionalità del tutto diverse, che probabilmente per bravate, ma bravate che poi venendosi non punite sono aumentate, sono proseguite nel tempo, hanno causato un grave allarme sociale nei territori di Fiume Veneto e di Zoppola. Come sono cominciate le indagini? Dai ritrovamenti delle prime autovetture rubate attraverso l'ausilio della scientifica, del nucleo investigativo, dei carabinieri di Pordenone e con l'ausilio anche del RIS e soprattutto delle testimonianze e delle informazioni fornite dalla cittadinanza che ha collaborato tantissimo con i carabinieri di Fiume Veneto, si è riusciti abbastanza in fretta a ipotizzare il gruppo di ragazzi che compiva questo tipo di reati, a individuarli e poi appunto a procedere contro di loro. Un episodio in particolare hanno carpito la fiducia da parte di una signora, li hanno fatti entrare in appartamento e lì mentre chiacchieravano con lei gli hanno sottratto del denaro in contante. Dopodiché sono ritornati, sempre accolti in maniera benevola dalla donna, gli hanno sottratto le chiavi dell'autovettura per poi rubarla la sera stessa e portarla via. Comandante, come diceva, fondamentale e preziosa la collaborazione della comunità che comunque ha permesso di arrivare agli autori, insomma, di questi reati predatori. È necessaria e importante per noi, per la nostra attività e per garantire la sicurezza, la collaborazione da parte dei cittadini. I cittadini sono tante antenne sul territorio che possono aiutarci ed essere determinanti nel arginare e nel debellare questo genere di fenomeni in maniera molto molto repentina. È veramente importante che collaborino con i carabinieri perché se le informazioni ci arrivano tempestivamente, tanto tempestivamente riusciamo ad agire noi e in questo caso davvero la cittadinanza è stata molto molto vicina ai carabinieri di Fiume Veneto. Sorpresa a rubare in stazione a Venezia, 45enne fermata dalla polizia ferroviaria, aveva già eseguito da poco altri furti in città. All'interno della borsa aveva prodotti appena rubati da alcuni negozi del capoluogo lagunare, profumi, cosmetici e abbigliamento provvisti dei dispositivi antitaccheggio. A Venezia la polizia ferroviaria ha denunciato una 45enne pluripregiudicata per reati contro il patrimonio. L'accusa per lei è quella di furto. Il personale, nelle scorse ore, durante il consueto servizio di prevenzione e repressione dei reati, è intervenuto prontamente per fermare una donna che poco prima si era resa responsabile di un furto perpetrato all'interno di un esercizio commerciale ubicato nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Era la 45enne. Dopo essersi aggirata all'interno del negozio, ne era uscita impossessandosi di un maglione. Il dispositivo antitaccheggio, tuttavia, aveva fatto scattare l'allarme. All'arrivo degli agenti, la donna, nonostante avesse riconsegnato il capo d'abbigliamento, continuava a manifestare segni di nervosismo nell'uscire dal negozio. Infatti, l'allarme suonava nuovamente, tanto da far presupporre agli operanti che la stessa nascondesse altra refurtiva all'interno della borsa in suo possesso. Pertanto è stata invitata a seguire gli agenti presso il vicino ufficio della polizia ferroviaria, dove, aprendo la borsa per il controllo, è risultata essere illecitamente in possesso di vari capi di abbigliamento, oltre che di costosi profumi e di cosmetici. A seguito dell'attività di indagine è emerso che quanto rinvenuto era stato sottratto da vari esercizi commerciali, non solo della stazione ferroviaria, ma anche di altre zone turistiche della città. I successivi accertamenti hanno consentito di identificare compiutamente la donna, già nota alle forze di polizia.
Era inoltre destinataria di un avviso orale del questore con cui le era già stato intimato di tenere una condotta conforme alla legge per non incorrere in misure più restrittive. Allora, a proposito di speciali, oltre a operazioni ad alto rischio che vi racconteranno l'operazione dei carabinieri della compagnia di Pordenone e nel dettaglio, insomma, la fine delle scorribande di questi cinque ragazzini che hanno seminato, possiamo dire, anche il terrore in diversi comuni della provincia di Pordenone, a partire dalle 21.30 circa andrà in onda Civico 37. Si parlerà, insomma, della caduta del muro di Berlino. Il muro di Berlino cosa ha significato, insomma, in passato? 9 novembre 1989, 9 novembre 2019, i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Manifestazioni un po' ovunque, ricorrenti. Anche a Pordenone, l'abbiamo ricordato ieri, grazie al gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Io ringrazio il sindaco Alessandro Ciriani, sindaco della città di Pordenone. Sindaco, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Che cosa rappresenta per lei questa data? Sono passati ormai 30 anni, le volevo chiedere cosa ha rappresentato all'epoca e cosa rappresenta oggi, invece, il nuovo concetto di muro che qualcuno vorrebbe ripristinare in alcune zone. Ma guardi, io ricordo nitidamente le immagini di quella giornata, avevo 19 anni e ricordo la festa, la gioia delle persone che finalmente potevano varcare il confine tra Germania dell'Est e Germania dell'Ovest. Quella data importantissima viene celebrata in maniera troppo timida. Perché? Perché rappresenta il funerale, la fine, la morte dell'ideologia più perversa, assassina, sanguinaria che la storia abbia conosciuto, che si chiama comunismo, non socialismo reale, comunismo. Una dottrina che predicava il paradiso in terra, ma ogni qualvolta si è tentato di tramutare in maniera concreta quell'ideologia in un governo, si è tramutato in un inferno per i popoli che l'hanno dovuta subire. E si parla di milioni di persone che hanno dovuto subire il giogo, l'efferatezza, la cattiveria, l'odio che il comunismo promanava, l'invidia sociale. Era una dottrina marcia in sé, il problema non era l'ingegnere che voleva realizzarla, era il progetto in sé che era profondamente sbagliato. Eppure ancora oggi in Italia ci sono appunto reticenze, timidezze, tentativi di celebrarla sottotono. Perché? Perché c'è un peccato originale da un lato di una sinistra che ha indicato per anni alla classe operaia il comunismo come via di salvezza contro la loro marginalità, salvo che poi questa classe operaia si è accorta di essere stata turlupinata e ha scelto strade diverse, ma dall'altro lato di una borghesia ricca, pensiamo ai Feltrinelli, di persone multimilionarie che si incontravano nei salotti di benestanti, che usavano il comunismo come gioco rivoluzionario. Ora questa memoria orribile per loro diventa un peccato originale da accantonare, tant'è vero che si parla spesso, anche oggi si discuteva del muro di Berlino, la caduta, ma senza mai citare il nome comunismo, che c'è. Così come c'è stato il nazismo, che è stata una delle dottrine più feroci che noi abbiamo conosciuto, c'era anche il comunismo. E qual è la giustificazione? Ma sì, ma in realtà noi negli anni 70, nel 60, nel 50, pensate all'ex Presidente della Repubblica Napolitano che ti fava per i carri armati a Budapest, no? Giusto per ricordare la memoria di un esimio rappresentante delle istituzioni italiane, ma noi combattevamo per una dottrina che in sé era nobile. Beh, probabilmente anche Hitler pensava di combattere per un'ideologia nobile, peccato che abbiano smentito poi i fatti. Conseguentemente sarebbe l'ora di dire che i totalitarismi, che siano il nazismo o il comunismo, hanno accumulato milioni di morti, 6 milioni il nazismo, 20 milioni forse più il comunismo. E anche oggi, negli stati in cui il comunismo tenta ancora di resistere, ci sono povertà, miseria, torture, disperazione e privazione della libertà. Quindi sarebbe giusto, come dire, celebrare con gioia le democrazie dove il comunismo non c'è più. E noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo attraverso una mostra organizzata dal comune di Pordenone, però ripeto, vivo con un certo dispetto, con un certo fastidio il fatto che quando si parla di una dottrina così cattiva, ma che abbiamo vissuto, che abbiamo conosciuto, ecco allora la stampa, i giornali, gli intellettuali, il mondo della cultura, i musicisti si ritirano in buon ordine e evitano di parlarne. Ecco, sindaco, lei faceva il riferimento alla Germania, no? Divisa assolutamente in due, la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, insomma, diciamo, quindi il comunismo da una parte, poi insomma l'idea della democrazia dell'Occidente, più diciamo così vicino agli Stati Uniti, di fatto dall'altra. Ecco, si sente parlare però anche oggi del ritorno, del ripristino dei muri, qualcuno li vorrebbe ripristinare per fermare il fenomeno dell'immigrazione, basta vedere anche in regione Friuli Venezia Giulia qualcuno
parlato di barriere al confine, magari muro è un termine brutto da usare, ma barriere, o addirittura negli Stati Uniti c'è questo muro che divide l'America appunto dal Messico stesso, no? C'è l'idea di Trump di portarlo a termine e quant'altro. Ecco, è ancora vincente secondo lei? Sono due muri molto diversi. I muri che si vogliono reggere oggi, muri fisici o muri virtuali fatti di controlli dei confini, servono a tutelare l'autorevolezza e la sovranità di uno Stato che vuole disciplinare l'arrivo di persone che sono straniere. Può essere giusto, può essere sbagliato, opinabile, sindacabile, uno può essere favorevole ad una immigrazione incontrollata, qualcuno la vuole controllata, ma sono muri difensivi. Il muro che divideva le due Berline invece era un muro che voleva essere una barriera per impedire alla gente di scappare, e quindi era un muro che privava della libertà. Sono due fenomeni estremamente diversi e non li metterei sullo stesso piano. Uno era un fenomeno legato a un tempo, una storia, a eventi di carattere ideologico e politico che oggi non sono più, gli altri invece sono ragionamenti di stretta attualità. Il tema dell'immigrazione, guardi, non può essere continuamente portato ad un livello di esasperazione per cui chi è contro l'immigrazione è razzista e chi è favorevole invece è un filantropo. L'immigrazione è un dramma. È un dramma tanto per coloro i quali partono dai paesi in cerca di fortuna oppure per scappare dalle guerre, ma è un dramma anche per le comunità che accolgono stranieri e che vedono stravolti luoghi che consideravano domestici, piazze che una volta vivevano con tranquillità o che vedono aumentare il tasso di criminalità. L'immigrazione è un vantaggio per un popolo nella misura in cui questa immigrazione diventa integrazione di queste persone, che sposano totalmente i principi, le consuetudini, le tradizioni, i valori, le norme, le leggi che regolano la società e che contribuiscono alla crescita sociale, civile, culturale ed economica del paese che li ospita. Questa è l'immigrazione. Pensare invece di trasferire totalmente interi paesi in Europa, pensando così di risolvere il tema delle pensioni e della demografia, è pura follia. E tra l'altro è un errore grave, adesso non abbiamo il tempo di spiegarlo. Quindi i muri non servono per cattiveria, i muri servono, muri fisici o muri virtuali o blocchi navali o controlli dei confini, per governare un fenomeno così complesso ed epocale come l'immigrazione. Quindi sono due cose estremamente diverse. Uno, un muro per impedire al popolo di scappare verso la libertà, l'altro invece per governare un fenomeno come l'immigrazione. Sindaco, da Berlino a Rimini, insomma, cambiamo completamente argomento. Lei è tornato, diciamo, vincitore assieme anche a due assessori della sua giunta, con un premio importante che dà ancora, insomma, più importanza alla sua città, ma soprattutto una città sempre più green. Ma è un premio che ci ha fatto, non lo nascondo, enormemente piacere, certo grandi soddisfazioni. Ce l'ha consegnato Edo Ronchi, ex ministro dell'ambiente, persona che tutti sanno essere di sinistra, ma all'interno di un network che sta lavorando per premiare, osservare e promuovere tutte le politiche che siano ecologicamente sostenibili. Non si parla solamente di ambiente, di rifiuti, ma anche di traffico, di sosta, di risparmio energetico, tutto ciò che oggi le città stanno adottando per consentire di aumentare la qualità di vita dei loro cittadini. Ci ha fatto piacere perché ha dimostrato che la rotta che noi abbiamo imboccato come città è una rotta corretta, è una rotta giusta. È un premio autorevole che ha la medaglia anche del Presidente della Repubblica. Questo non significa la consegna proprio della targa, esatto. No, di riconoscimento. Per noi questo è un punto di partenza più che un punto di arrivo, cioè significa che infrastrutturazioni come le fognature, come gli acquedotti, come il risparmio energetico, come gli interventi nelle scuole, come la revisione del TPL, sono politiche che possono apparire anche impopolari perché comportano difficoltà e disagi nei confronti dei cittadini, ma sono politiche che alla lunga pagano perché vanno nella direzione di cui oggi tutti parlano, quindi il miglioramento ambientale e il miglioramento della qualità della città. Questo è l'ulteriore riconoscimento, dopo le classifiche di Italia Oggi, dopo le classifiche del Sole 24 Ore, dopo i riconoscimenti di Legambiente, arriva anche questo premio assolutamente autorevole che, come dire, silenzia del tutto le polemiche che ci sono state anche nel recente passato, dicendo questa amministrazione, piaccia o non piaccia, sta seguendo una linea che riceve riconoscimenti anche a livello internazionale come questo. Sindaco, piace anche la politica, almeno la maggior parte delle persone con le quali si discute, di recuperare gli immobili che
diversamente andrebbero, diciamo così, a crollare, no? Ne abbiamo diversi in città. L'amministrazione Ciriani si sta, diciamo così, spendendo molto anche in termini economici per dare una seconda vita. Ad esempio, andremo a vedere dopo il servizio, il reportage realizzato ieri sera da Agnese Nashimben, la scuola sperimentale della Torre, no? In via Selvatico. Certo. Tanti altri avranno una destinazione, altri gliel'abbiamo già data. Ecco, certo. L'importanza, sindaco, volevo parlarne ancora di questo e soprattutto le prospettive future. Ma mi collego anche alla domanda di prima. Io con Edo Ronchi ho detto che la nostra politica è quella di evitare il consumo di suolo, ma di recuperare invece l'efficienza laddove ci siano già degli edifici. Noi abbiamo recuperato le vecchie baracche cosiddette di via San Quirino, che erano i vecchi uffici dei servizi sociali, abbiamo completamente rinnovate e destinate a tutte le associazioni di volontariato che operano in città. Abbiamo recuperato l'ex asilo di Largo Cervignano, che era vuoto, e abbiamo inserito in un contesto quello delle case popolari, tra l'altro, scuole di teatro piuttosto che scuole di musica, quindi un luogo in cui si fa cultura e questa cultura può irradiare un contesto che era sostanzialmente isolato e che ha bisogno invece di contaminazione di questa natura. Ieri abbiamo recuperato una struttura bellissima, che è l'ex asilo Liberty, di via Selvatico, e l'abbiamo attraverso un bando attribuito a chi? Alla scuola sperimentale della Torre, che potrà essere un'associazione che ha una caratura di livello internazionale, non solo farà scuola di teatro ma aprirà le porte per ospitare eventi musicali di aggregazione anche a favore della comunità e del quartiere. Prossimamente partiranno i lavori in via San Quirino per la sistemazione di un edificio che è di proprietà del comune, che ha 8 appartamenti che verranno destinati per ospitare anziani in condizioni di semi-autosufficienza, così come partono i lavori adesso a Vallenoncello delle case di via Prate, in totale abbandono, in degrado completo da anni, ma patrimonio comunale, che serviranno per creare uno spazio per la comunità di Vallenoncello. Tra poco daremo alla città, restituiremo alla città la casina Liberty di via Mazzini, che dove diventerà invece un centro culturale che dovrà avere il compito anche un po' di animare quella parte di centro, e via via progressivamente faremo in modo che il patrimonio del comune diventi un modello di rigenerazione delle qualificazioni per stimolare anche gli interventi dei privati. Tant'è vero che ieri ho partecipato all'inaugurazione di una riqualificazione complessiva di un pezzo di città, cioè quello di via Trento, dove sono aperti nuovi appartamenti, e le politiche urbanistiche e fiscali del comune devono, e pian pianino ci stanno anche riuscendo, incentivare non solamente il pubblico ma anche il privato a sistemare, a mettere in ordine le sue proprietà, perché il comune può mettere le strade, può fare l'illuminazione, può fare gli eventi, può fare tutto quello che si vuole, ma serve anche un partenariato, una collaborazione tra pubblico e privato, cioè se ho una struttura, se ho un negozio, se ho un edificio, se lo rendo più bello, anche la città ovviamente aumenterà il proprio standing, la propria qualità. Sindaco, grazie ancora per essere stato in nostra compagnia, ci vedremo la settimana prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Per essere davvero stato con noi. Denuncia shock di una mamma ospitata in una casa protetta della marca trevigiana. Siamo in una situazione di degrado, queste le sue dichiarazioni. Allora scopriamo il perché di queste affermazioni nel prossimo servizio. Incuria e degrado in una casa protetta della marca trevigiana. La denuncia shock arriva da una mamma del Friuli occidentale ospitata da qualche settimana nella struttura assieme al proprio figlio di pochi mesi. Sono qui da 2 settimane con mio figlio, ci ha raccontato, e ciò che ho trovato mi ha lasciato esterrefatta. A parte la mancanza di un programma comunitario, qui le condizioni igienico-sanitarie sono precarie, a cominciare dalla pulizia. La situazione è quella mostrata da alcune fotografie che immortalano scene di vita quotidiana. Un vasetto di marmellata con la muffa, bottiglie di alcolici a portata di tutti e, come se non bastasse, insetti, scorpioni e millepiedi nell'area giochi riservata ai bambini. Scenari che non si sposano con i canoni che dovrebbero avere una realtà protetta o che almeno dovrebbero garantire la protezione di mamme e minori. Ci sembra una situazione di incuria che non possiamo più tollerare, lamenta la giovane, che dopo aver consultato un avvocato nei prossimi giorni potrebbe segnalare i fatti alle autorità competenti. Per tutelare minori e soggetti deboli, evitiamo, almeno per ora, di identificare i luoghi dove sono state segnalate le presunte condizioni di abbandono, trascuratezza, incuria, condizioni igieniche precarie e mancanza di sicurezza. Ciò che possiamo fare è riportare la preoccupazione della giovane mamma che, tolta da una situazione di precarietà, avrebbe dovuto cominciare un percorso migliorativo assieme al suo piccolo e che invece si trova a dover fare i conti con una situazione, a suo dire, ancora peggiore.
Terremo monitorato a questa situazione anche perché potrebbero aprirsi degli scenari incredibili. Andiamo a Udine, dove è finito in carcere l'uomo fermato 3 giorni fa dai carabinieri perché nuovamente trovato a casa della ex compagna per regolare i conti. Il servizio. I carabinieri di Udine hanno eseguito una misura cautelare nei confronti in carcere, nei confronti di un pluripregiudicato già sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari presso la propria abitazione ubicata nel capoluogo friulano. L'uomo inviava continuamente messaggi offensivi all'ex compagna minacciandola e perseguitandola attraverso i social e gli SMS. Non contento era evaso dalla sua abitazione e aveva raggiunto nuovamente la casa della ex sfondando la porta con l'intento di aggredire. La donna ha subito sporto denuncia ai carabinieri che l'hanno denunciato a sua volta e è stato riportato nel suo domicilio, sempre domiciliare. L'uomo non contento ha tentato l'ultimo assalto, ma questa volta gli è costata cara. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Udine, dove dovrà soggiornare per un lungo periodo. Per lui le accuse sono di evasione, danneggiamenti e atti persecutori. Andiamo con Egidio Santin, che diciamo così guida il Comitato della Salute Pubblica dell'Alto Livenza. Dottore, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Buonasera a voi. A prima di parlare di Policlinico di Livenza, abbiamo parlato anche ieri sera con l'amico di Articolo 1 del Friuli Occidentale, nuove norme per abbattere le liste d'attesa nella regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda sempre la sanità. Oggi leggiamo le cosiddette lettere al direttore, non si usa ancora a scrivere per fortuna ai direttori dei giornali, in questo caso risponde Roberto Papetti, il direttore del Gazzettino di Venezia. Il caso Formigoni, dagli yacht alla pensione di 700 euro, il destino di un politico che non accetta di riconoscere i suoi errori. Luciano Novello, Mugliano Veneto, no? Allora, come possiamo rispondere? Come possiamo, diciamo così, inquadrare meglio la ma innanzitutto situazione? Diamo prima queste barche enormi, adesso diamo, innanzitutto diamo questa notizia, che l'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, per 18 anni presidente della regione Lombardia e per altri 16 deputato, senatore, europarlamentare, è stato condannato a 5 anni e 7 mesi per corruzione nella sanità privata convenzionata con la regione che egli stesso guidava. Adesso agli arresti domiciliari, si è dichiarato povero e il Senato della Repubblica gli ha conferito 700 euro, un assegno mensile di 700 euro per vivere. Ecco, crediamo che questa sia una notizia che poi è passata così nei giornali in maniera molto molto veloce. Mi rivolgo a voi che ci sono pensionati che vivono anche con meno di 700 euro, se questa può essere una buona notizia, giudicate voi. Ecco. Giudichiamo invece anche la notizia, quella relativa a questo policlinico dell'Ivenza a Sacile. Allora, ieri sera abbiamo già avuto noi primi spunti, i primi assaggi, no? La demagogia della Lega, la bollata l'amico di Articolo 1 del Friuli Occidentale, secondo lei è una strada percorribile? Ecco, noi all'assemblea organizzata dalla Lega per il policlinico privato, ancorché possibilmente convenzionato, non ci saremo, noi del comitato non ci saremo, perché noi siamo apolitici, non andiamo a manifestazione di partito. Questo è un primo motivo. Ma poi rifacendoci al discorso che facevamo prima, io sono stato in giro per il nord a fare dei convegni e mi sono fatto un'idea un po' diversa di quella che avevo della sanità privata, ancorché convenzionata. Per cui noi riteniamo che a Sacile, dove c'è un ospedale già strutturato, bastava o basta potenziarlo. Non ne vediamo la necessità di darlo in mano a dei privati, i quali privati, ricordiamo, è un doppione rispetto al Policlinico di Pordenone. È un doppione rispetto al Policlinico di Pordenone, ma comunque quando si fanno ospedali non è mai male. Ma
Ciò che ci chiediamo è che l'imprenditore sanitario, come qualsiasi altro imprenditore, ha l'obiettivo di creare un utile economico alla fine, per la fine dell'anno. Un utile economico da per sé e per i propri soci. E questo utile economico chi lo paga? Ditecelo voi, chi lo paga? Velocissimamente, le volevo fare una riflessione anche rispetto alle nuove norme approvate dalla Regione per così dire abbattere le liste d'attesa nella sanità. Sono convincenti secondo lei? No, sono ridicole. Sono ridicole perché da oggi, 9 novembre, dovrebbero cadere i muri. Oggi è caduto il muro di Berlino, dovrebbero cadere i muri delle liste d'attesa. Da qua al 1 gennaio ci sono delle normative che dovrebbero entrare in vigore, delle liste d'attesa dovrebbero venire abbattute, altrimenti il cittadino, da come ho letto sui giornali, si può rivolgere a una struttura, a un'altra struttura, e la regione lo rimborsa. Questo, come lo possiamo chiamare, è un favore? Punto di domanda? Ecco, non... E quindi torniamo sempre al discorso della sanità privata convenzionata. Allora, questa regione a guida Lega, il policlinico privato, anche convenzionato a Sacile, lo vuole la Lega, e su questo noi chiediamo, anche se la legge lo consente, se ci sono stati dei finanziamenti a fondazioni legate a livello nazionale a partiti, ci piacerebbe saperlo, e su questo noi non siamo d'accordo. Riteniamo che queste norme per abbattere le liste d'attesa siano così un bluff. Ne parleremo ancora, grazie a Egidio Santin del Comitato Salute Pubblica dell'Alto Livenza. Grazie a voi. Omicidio Nadia Orlando, attesa il 29 novembre, prossima sentenza della Corte d'Appello nei confronti di Francesco Mazzega. Allora andiamo a scoprire i particolari nel prossimo servizio. Si è chiusa in tarda serata la prima udienza del processo d'appello a carico di Francesco Mazzega, il 38enne di Muzzana, omicida, reo confesso, dell'ex fidanzata Nadia Orlando, 21 anni, di Viduris di Degnano. Mazzega era stato condannato in primo grado a 30 anni per il delitto compiuto nella notte del 31 luglio 2017. La sentenza di secondo grado è attesa per il 29 novembre, quando è stata convocata la seconda e probabilmente ultima udienza da parte della Corte d'Appello del Tribunale di Trieste. La difesa, nella giornata di ieri, aveva chiesto di riascoltare l'interrogatorio di Mazzega e di disporre, se necessario, di una perizia psichiatrica per valutare lo stato mentale dell'imputato, ma la Corte d'Appello non ha accolto nessuna delle due istanze. Andiamo con Antonio Di Bisceglie, sindaco della cittadina di San Vito al Tagliamento. Sindaco, ben ritrovato, le pillole le ultimissime. Certo, però prima di tutto lei mi deve permettere di non ricordare oggi il 30° anniversario dell'abbattimento del muro di Berlino, della caduta del muro di Berlino, anche in ragione del fatto che è stato oggetto di un importante documento del Consiglio Comunale di San Vito nella sua ultima seduta di giovedì 24 ultimo scorso. Un documento in cui non soltanto si sottolinea come questo sia un anniversario di particolare significato per quanto ha riguardato il superamento della Guerra Fredda e l'unificazione della Germania, che ha consentito anche all'Europa di fare passi avanti notevoli, però si devono ricordare anche il fatto che, nonostante questi profondi cambiamenti avvenuti, altri 62 muri e barriere sono stati eretti nel mondo. Considerato, dice il documento, che insieme ai muri di cemento armato e di filo spinato si vanno innalzando tanti altri muri invisibili, muri della diseguaglianza, della violenza, della competizione selvaggia, della paura, dell'indifferenza e soprattutto della intolleranza e dell'odio. È in ragione di ciò che il Consiglio Comunale, proprio volendo sottolineare l'importanza dell'anniversario, intende anche impegnarsi perché possa essere promossa sempre di più la diffusione tra i cittadini invece della cultura del rispetto, dell'incontro, del dialogo, della pace e dei diritti umani. Ed è in ragione di ciò
che proprio in una giornata come questa il Consiglio Comunale ha aderito alla giornata nazionale di mobilitazione contro tutti i muri, che è stata indetta dalla Tavola della Pace e dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, proprio in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino. Mi pareva particolarmente importante sottolineare questo proprio in rapporto a questo evento che proprio in questi momenti si sta particolarmente celebrando con concerti e iniziative di vario tipo a Berlino, e dove, lo ricordiamo, mi piace ricordare, la stessa cancelliera Angela Merkel ha avuto modo di dire che non c'è muro così alto, barriera così alta da non poter essere abbattuta. Certo, c'è l'impegno di tutti. Detto questo, ecco, veniamo più precisamente, come lei ha detto, direttore, alle pillole, ricordando che ieri sera c'è stata un'importante iniziativa. Abbiamo avuto l'occasione di sentire direttamente il più grande alpinista italiano attuale, Matteo Della Bordella, che abbiamo avuto il piacere di ricevere in municipio, ma vi ricordo anche, eccolo qui tra l'altro nelle foto che possiamo vedere, di sentire da lui l'esperienza di queste sue scalate, in particolare in Patagonia, quelle montagne che lo hanno particolarmente appassionato e hanno evidenziato ancora di più le sue grandi qualità di atleta, ma proprio nel campo dell'alpinismo. Ed è importante che la locale sezione del CAI, che ringraziamo, abbia offerto alla cittadinanza la possibilità di conoscere questo grande, dicevo, alpinista, che tra l'altro è presidente dei Ragni di Lecco, cioè di quell'associazione che fu fondata dal grande Cassin, che sappiamo è stato uno dei più grandi alpinisti italiani, originario di San Vito a Tagliamento, per la precisione di Savorgnano, dove tra l'altro abbiamo avuto modo di dedicargli un monumento. Detto questo, questo weekend, quello attualmente in corso, ha visto una grande evento, una grande iniziativa, ovvero l'apertura della rassegna d'arte contemporanea Palinsesti. È una delle poche che vi è in regione, un grande evento, una rassegna d'arte contemporanea che si suddivide in tre sezioni. La sezione che riguarda il premio Insesto, che è giunto alla sua 10ª edizione, che significa opere che vengono scelte attraverso il voto dal pubblico, che visita alle antiche carceri le opere che vengono proposte e che poi vengono inserite nel contesto del centro storico. E sono già 10 queste opere per le 10 edizioni. Poi c'è quella principale, al castello, la mostra riguardante proprio un tema di grande attualità, qual è l'emancipazione femminile, che vede impegnati artiste presenti, tra cui la Anna Pontel, Letizia Scarpello e Julia Schuster. Per quanto riguarda poi invece la rassegna dedicata a un artista, è quella riguardante il Lorenzo Missoni, che è ai Sicatoio Bozzoli. È una rassegna di grande valore che ogni anno riscuote una attenzione che va ben oltre i confini della nostra stessa regione e che, ricordo, ha proprio il conforto scientifico, se così possiamo dire, dell'Università degli Studi di Udine. Palinsesti, che parte, come abbiamo detto, con oggi 9 novembre e terminerà il 19 gennaio del 2020. Questa sera, grande omaggio a Fabrizio De André, Volta la carta, è uno spettacolo proprio che vuole ricordare questo grande musicista, poeta, cantautore, che insomma ha caratterizzato generazioni di italiani, con motivi che ancora oggi sono particolarmente presenti anche nei testi di letteratura. Volta la carta alle ore 21 al Teatro Arrigoni. Grande appuntamento domani mattina invece per quanto riguarda la fotografia, ma con una sottolineatura: ci sarà l'apertura della mostra di questo grande artista argentino José Antonio Berni.
Voglio dal titolo Argentina, emigrazione, integrazione. Perché questo titolo? Perché Antonio Berni, di origini e i suoi antenati italiane, e questa mostra non a caso ha il patrocinio delle fasce per ricordare i tanti friulani, i tanti italiani, ma dico i tanti friulani perché anche nei nostri paesi sono stati in tanti, che hanno emigrato, sono andati in Argentina, hanno mantenuto i rapporti con le loro terre di origine, ma che hanno trovato anche, come dire, luoghi dove si sono insediati, dove hanno portato la nostra, così come questo ci fa comprendere che cosa significa l'emigrazione, ma che cosa significa anche riuscire sempre a sviluppare quelle che sono le cosiddette politiche di integrazione. Domani mattina, ore 11, chiesa di San Lorenzo a San Vito. Nel pomeriggio di domani c'è una bella iniziativa che è stata organizzata da parte dell'Unione delle Società Corali, offertorio francescano alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti a San Vito, a cura della corale di Camino al Tagliamento, la corale caminese che è diretta dal maestro Francesco Zorzini. È un bel appuntamento proprio in tema, diciamo, offertorio francescano. Questa settimana, questo weekend, vede ieri, oggi e domani, soprattutto oggi e domani, una manifestazione, se così, che è un po' nuova, ma che vuole essere il passaggio a quella che sarà sistematicamente una manifestazione che sarà l'estate di San Martino. Questa che è presente in Piazza del Popolo, punto di gusto, e che si svolge dalle 9 alle 21, oggi, come dicevo, e domani, ed è sostanzialmente ispirata alla possibilità di degustare e di acquistare prodotti dell'enogastronomia delle varie regioni italiane. È un appuntamento che, come dire, fa da contorno alle varie iniziative che ho qui ricordato e che possono permettere ai cittadini di poter essere in grado di toccare, diciamo, con mano determinati temi, ma anche con leggerezza. Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito al Tagliamento, grazie, ci vedremo la settimana prossima. Certamente, certamente. Presentata oggi, diciamo così, la candidatura a Gorizia, portavoce l'assessore regionale Gibelli, e la presentazione con tanto, insomma, disposizione alle categorie economiche della candidatura di Gorizia e di Nuova Gorizia a Capitale Europea per la Cultura 2025. Io credo che sia importantissimo per la nostra regione, ma anche per tutta l'Italia. È vero che noi abbiamo attualmente Matera, che è capitale europea della cultura, ma la candidatura di Gorizia insieme a Nova Gorica ha una potenzialità enorme, è una candidatura molto ma molto ma molto forte per tutti i significati culturali, storici e sociali che ha questa candidatura fatta insieme. I goriziani di nuovo insieme. Sarà intanto Udine ad ospitare la Tunata Nazionale degli Alpini nel 2021, lo ha deciso il Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANA, una notizia commentata in una nota il primo cittadino del capoluogo friulano, Pietro Fontanini, che mi riempie di profondo orgoglio sia come friulano che come sindaco della capitale del Friuli. Tra l'altro sottolinea, il raduno cadrà a 45 anni dal terremoto che vide le Penne Nere in prima linea nei soccorsi nelle fasi successive della ricostruzione. Anche per questo il nostro popolo è così legato al corpo degli alpini, che è diventato per ogni friulano sinonimo di onestà, laboriosità, spirito di sacrificio e solidarietà. La quinta volta è bene ricordarlo che Udine ospita la Dunata, l'approfondimento, tra altre cose, nella parte del notiziario di Udine che vedrete dopo la parte generale, dopo insomma la parte che andremo a concludere. Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. Grazie, siamo in compagnia di Fabio Pivetta, ben ritrovato ovviamente, parliamo di Cinto Caomaggiore, il tema del sociale, che ovviamente fa parte anche dei suoi referati in quanto assessore, è stato al centro, insomma, di un incontro, Alleanza per la Famiglia,
per cercare insomma di fare anche il punto della situazione per quanto riguarda le famiglie che magari sono più in difficoltà. Ecco, che cosa può dirci in merito, Assessore? Beh, abbiamo avuto l'onore di aprire un ciclo di incontri che si poi svolgerà in tutto il Porto Gruarese, insomma almeno nei comuni che aderiscono a questo sodalizio. E diciamo che il primo incontro, che riguardava proprio la figura del papà e della mamma, però con obiettivo comune e quindi anche l'indicazione di alcune strategie, di alcune problematiche che può comportare svolgere questo ruolo che è naturale ma non sempre risulta essere così naturale, è stato un incontro partecipato e vissuto attivamente. Siamo molto contenti e speriamo, siamo convinti insomma che questo tipo di iniziativa continui nel territorio e si chiuderà a Cinto poi proprio fine inverno, primavera. E aspettiamo insomma tutti numerosi, ma siamo contenti di aver aderito a questa iniziativa. Ecco, le situazioni di difficoltà che riguardano le famiglie del territorio, non solo a Cinto ma anche ovviamente in altre zone del Porto Gruarese, vengono monitorate anche, no? Ci sono i servizi sociali, ci sono degli sportelli appositi. E, in questo senso, come si può eventualmente anche migliorare uno sportello magari anche di ascolto nei confronti di queste famiglie? Beh, sicuramente sì. Diciamo che di fatto per le questioni generali già i servizi sociali che operano nei vari comuni hanno un'attività continua e quindi sulle attività normali l'attenzione c'è ed è assoluta. Poi chiaramente in concerto con la ULS in realtà sono attivati altri tipi di sportello. Vabbè, il comune di Cinto è da solo uno sportello di ascolto, diciamo, di tipo generalista, che continua per il secondo anno. Per quanto riguarda alcune situazioni che poi vanno a colpire le famiglie, mi riferisco alla patologia del gioco d'azzardo, appunto, che diventa patologico in situazioni particolari, può essere affrontato e discusso negli sportelli che la ULS, in accordo con i comuni, ha distribuito e sta attivando. In chiusura, d'accordo con la direttiva della Giunta regionale del Veneto sulle chiusure in orari definiti per quanto riguarda sale slot, ma anche apparecchi VLT? Io assolutamente sì, ma credo che sia come dire, una posizione di buon senso. Sappiamo che lo Stato, è brutto dire, ma fa cassa su queste attività e capiamo che di punto in bianco sottrarre alle casse erariali questo tipo di entrate, che sono comunque date per assodate, è un colpo non facilmente gestibile. Però comunque arrivare a una gestione, come dire, consapevole di quello che è il gioco d'azzardo è assolutamente un elemento imprescindibile anche nelle politiche sociali, ma credo a più ampio raggio. Bene, grazie a Fabio Pivetta. Grazie per essere stato con noi, linea che può tornare a Pordenone. Buonasera. È mancato Claudio Garatti, ha lavorato per parecchi anni a Telepordenone nell'area commerciale. Facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia da parte dell'editore Cavaliere Mario Ruosi, tutto il gruppo di Telepordenone. I funerali si svolgeranno lunedì 11 novembre alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Meduno. Quindi, insomma, ribadiamo le più sentite condoglianze a una persona che ha lavorato per tanti anni nella nostra emittente e televisive, che ha curato in particolare l'area commerciale. Claudio Garatti, che ci ha lasciato. I funerali, come ricordo, avranno luogo lunedì 11 novembre alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Meduno, per chi insomma volesse partecipare alle esequie. Andiamo con altro ospite, Stefania Boltin, assessore del Comune di Pordenone. Assessore, ben ritrovata. Buonasera, grazie per essere in nostra telespettatori. Compagnia. Parleremo anche di Stati San Martino, parleremo sì, di tante altre di cose. Tutto. Ma parliamo anche di quartieri, perché dopo insomma, il tour che avevate iniziato nelle scorse settimane, oggi è toccato a Torre. Che bilancio sì. possiamo fare? Ma il bilancio non è proprio positivo del tutto, perché i volontari sono stati veramente pochi. Pensavo che il quartiere di Torre potesse produrre molti più volontari che ci dessero una mano a pulire proprio tutto il quartiere. Il quartiere però, tutto sommato, l'abbiamo trovato abbastanza pulito.
Il fenomeno ricorrente è sicuramente sempre quello delle sigarette che vengono lanciate dai finestrini delle varie autovetture, che quindi vanno all'interno delle caditoie stradali, quindi intasano quelle, c'è la necessità poi di fare anche pulizia straordinaria delle caditoie, e poi anche fazzoletti, tante carte di caramelle e tutte queste cose che vengono lanciate sicuramente dai finestrini. Infatti, parlando con uno dei volontari oggi, ci dicevamo che abbiamo le tasche sempre piene noi di fazzoletti, di carte, che poi quando arriviamo a casa svuotiamo e naturalmente facciamo una raccolta differenziata delle varie cose che ci teniamo in tasca per non buttare a terra, perché dobbiamo sempre ricordare che sì, c'è l'iniziativa Puliamo i quartieri, adesso continueremo il 23 di novembre, saremo a Borgo Meduna, poi andremo a Villanova, poi finite le festività natalizie riprenderemo, anche perché sarà una cosa strutturata che continuerà lungo tutto l'anno e in tutti i quartieri della città. E dobbiamo considerare la nostra città come la nostra casa, quindi dobbiamo essere più coscienziosi e cercare di mantenerla al meglio e sempre più pulita. Assessore, prima si parlava di caramelle, attenzione agli zuccheri, attenzione insomma ai livelli di insulina, no? Presenti nel sangue, anche perché poi c'è il rischio del diabete. Sì. Voi avete organizzato assieme a Campagna Amica e a un bellissimo gruppo di persone, all'associazione Insù, proprio una manifestazione riservata ai bambini diabetici di tipo 1. Allora, com'è andata questa? Ma è andata molto bene l'iniziativa. Io ho conosciuto questa associazione, che non nego non conoscevo prima, in occasione della gomonata europea, perché adesso i gomonauti stanno raccogliendo proprio dei fondi per questa associazione. Ogni due anni sappiamo che loro cambiano anche l'associazione dove vengono devoluti questi fondi. E ho conosciuto il presidente e mi ha detto: noi in città non siamo conosciuti. Allora ho detto: cerchiamo di fare un percorso virtuoso in città, vediamo di unire le forze con qualche altra associazione e di creare qualcosa. Quindi uno degli eventi è stato quello di stamattina nel negozio di Campagna Amica in via Roma Pordenone, dove insieme a un nutrizionista si è spiegato quali sono i cibi ideali da mangiare anche per questi bambini, per questi ragazzi, perché ricordiamo sempre che il diabete 1 di solito colpisce bambini e ragazzi in giovane età. Quindi c'era poi anche lo chef Pancotto, che ha fatto un eccezionale risotto che ha fatto mangiare a tutti, e quindi hanno fatto capire anche il tipo di calorie, i carboidrati che ci sono nelle varie pietanze e come mangiare. Domani proseguiamo questo percorso alle 10 di mattina in piazza 20 settembre con una piccola camminata insieme a tutti loro per far conoscere l'associazione, e poi finiremo questo primo evento il giorno 14, che è la giornata mondiale del diabete, nella loggia del comune. Il comune si colorerà di azzurro, che è il colore proprio del diabete, e lì ci saranno i medici che informeranno su questo tipo di patologia che tutti noi possiamo purtroppo contrarre. Parliamo invece di cose più carine e chiudiamo qui questo intervento con l'estate di San Martino. Sì, cose più ludiche. Sì. Infatti arrivo adesso perché ero proprio in piazza qui 20 settembre, c'erano i Krampus, mi sono fatta un selfie prima come i bambini. Bisogna dire come i bambini, ci sono questi esseri abbastanza spaventosi, tra l'altro adesso hanno queste luci negli occhi, quindi tanti bambini piangevano perché avevano proprio paura di questi personaggi fantascientifici, chiamiamoli. Mitologiche, tra le altre cose, sì, no? Esatto, esattamente. Quindi ho portato un piccolo assaggio anche qui in redazione ai ragazzi di Telepordenone delle Castagne, che sono state gentilmente offerte. Vedo già anche Davide che ha già puntato gli occhi. E quindi vi invitiamo tutti anche all'estate di San Martino con tutti gli appuntamenti. Adesso ci sarà un concerto anche in piazza 20 settembre, poi ci saranno degli ottimi piatti cucinati proprio all'interno della cucina. Quindi vi aspettiamo tutti presenti in piazza 27. E animiamo così la piazza nuovamente. Grazie allora a Stefania Boltina, assessore del comune di Pordenone. Grazie. Buona ancora serata, per essere stata in nostra compagnia. Voi. A proposito di iniziative, ieri è stata inaugurata a Pordenone la scuola sperimentale dell'attore, quello che tra altre cose ci diceva pochi minuti fa il sindaco di Pordenone. Noi abbiamo, diciamo così, ripercorso i momenti salienti nel servizio di Agnese Lascimbei. Quello che respiro oggi è un'emozione grandissima, perché è come di un'associazione come la nostra, che ha più di 30 anni di lavoro in questa città, è come un nuovo inizio, perché cambia tutto, è un innesto, no? È come se noi come piantina fossimo innestati in una pianta più forte, che è questa struttura meravigliosa, recuperata, che può diventare veramente un servizio molto bello per la città. I tipi di formazione che offriremo saranno in realtà più di due, perché c'è quello curricolare,
dedicato, diciamo così, alla popolazione in generale, non a quelli che pensano di cimentarsi con il teatro, che per noi è molto importante comunque, perché pensiamo che la formazione d'attore non è la formazione che deve funzionare per chi vuol fare la professione dello spettacolo. La formazione d'attore è una formazione che deve funzionare per chi vuole essere attore della propria vita, e quindi quello che cerchiamo di offrire è un benessere comportamentale, relazionale, espressivo. Imparare ad avere benessere a quei livelli lì vuol dire avere più chance nella vita, qualsiasi professione tu faccia. Poi ovviamente facciamo anche l'alta formazione performativa, cioè per l'attore che vuol fare teatro, cinema, musica, ma anche per l'attore che vuol fare, perché no, politica o essere un ottimo dirigente d'azienda, l'istat di alta formazione. Poi c'è un livello, diciamo così, di ricerca collegato con il settore internazionale, c'è un livello dedicato alle persone speciali, una volta si chiamavano quelle con diverse abilità, noi preferiamo chiamarle persone speciali perché con il tempo, lavorando con loro, abbiamo imparato che hanno tanto da insegnarci, e quindi è giusto chiamare le persone speciali. Vuole fare un appello magari alle persone che ci stanno seguendo a prendere parte a questa meravigliosa struttura? Ma sì, e corsi? Intanto venite a bere un caffè, venite a trovarci, abbiamo un giardino dove prima o poi faremo star bene anche i bambini con un semplice parco giochi, venite a trovarci, ne parliamo. Poi, la struttura è a disposizione per seguire noi o per fare cose proprie. Pensiamo che è a disposizione anche per passare un bel quarto d'ora, e poi chissà, col tempo nascono cose, compreso quelle di sostenerci economicamente, perché no? Il recupero di questo spazio risponde alle linee che ci eravamo dati come amministrazione, quella di recuperare tutti gli edifici pubblici per destinarli ad iniziative di carattere sociale, culturale, aggregativo. In questo caso abbiamo ottenuto più risultati in uno solo: riqualificare uno spazio bellissimo come l'ex asilo di Via Selvatico e destinarlo ad una delle strutture culturali più importanti della nostra città, di carattura internazionale, come la Scuola Sperimentale dell'Attore. Significherà non solamente fare attività di carattere teatrale di alto profilo, ma poter mettere a disposizione questi spazi anche per altre associazioni che con loro vogliono collaborare. Inoltre dedicare delle attività, così come mi ha detto Ferruccio Merisi, anche a favore del quartiere. Quindi un luogo in cui si fa iniziativa di carattere culturale, ma anche spazio per la comunità. Andiamo a Udine, dovremmo avere l'ospite di Omar Costantini. Non lo vedo in onda, allora andiamo direttamente con Stefano Santarossa, più Europa, caso Nicosia. Discutere sicuramente, voi avete una presa di posizione ben definita, anche perché si è fatto un po' di confusione, mi sembra di capire. Sì, soprattutto l'andazzo che sta passando con questo governo, ma anche con quello precedente, è quello di, se vogliamo, al grido in galera, di impedire ai parlamentari, ma soprattutto i radicali, di svolgere quello che è stato, dal momento in cui i radicali sono entrati in Parlamento, che nel 76, quattro radicali, la prima cosa che hanno fatto è iniziato a visitare le carceri per verificare lo stato delle situazioni all'interno, le violazioni che avvenivano e avvengono ancora oggi nelle carceri italiane. E, in fondo, quello che avviene in carcere è semplicemente uno specchio di quanto la giustizia non funzioni, ma soprattutto lo Stato deve rispettare quello che prevede la Costituzione. E lo ricordo che l'articolo 27 della Costituzione dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Queste sono parole scolpite nella nostra Costituzione, che fino a che vige questa Costituzione, i radicali lotteranno perché vengano rispettati e non invece ogni giorno calpestati questi principi. Rispetto a questo, quello che si è fatto in questi giorni, invece, tra l'altro questo coincideva con la sentenza o la
decisione del Consiglio d'Europa di condannare l'Italia e stigmatizzare il fatto che in Italia esista il carcere ostativo, cioè il carcere, il fine pena mai, per cui di fatto se l'obiettivo è la rieducazione, quando uno sa che non uscirà mai da quel carcere se non disteso e morto, evidentemente c'è una netta violazione di questi principi. Ricordo che il 41 bis è quel sistema, quella modalità di carcere che vale per i mafiosi, vale per quelli di fatto che non vogliono pentirsi. Ecco, rispetto a questi, per il fatto semplicemente di non pentirsi, sono condannate a rimanere per sempre in carcere, anche quando anche invece per altri tipi di reati, la possibilità, quando sono passati gli anni previsti dall'ergastolo, che in realtà per gli altri tipi di ergastolo non è mai un fine pena mai, anche in questi casi alla fine escono. Invece per questo non vale per chi sta, ad esempio, come nel carcere di Tolmezzo, dove c'è questo regime. E rispetto a questo, proprio i radicali qualche anno fa hanno fatto un giro delle carceri dove c'è il 41 bis, denunciando che di fatto è una forma di tortura. Come si può chiamare se non tortura, ad esempio, l'impossibilità per Provenzano di uscire dal carcere quando era un vegetale, quando stava morendo, era un vegetale incapace quindi di comunicare. Il magistrato di sorveglianza allora negò questa, che è un diritto umano. Rispetto a questo, per questo servono i radicali, serve che continuino a poter controllare quanto avviene nelle carceri. Il fatto di cronaca a cui si riferiva è utilizzato invece dai giustizieri, dai manettari, alla Travaglio, del Fatto Quotidiano, per mettere in discussione questi principi di garanzia che noi riteniamo invece che debbano essere un baluardo di uno Stato democratico, che ci distingue da altre situazioni dove non vorremmo finire, come possono essere, come può essere la Turchia o altri paesi affini. Ecco, per questo io inviterei a fare una riflessione su questi temi in modo pacato, magari sentendo i penalisti, sentendo le camere penali, anche da questa televisione, per capire come la giustizia in questo paese non funzioni, proprio perché è lo Stato stesso che sta violando la Costituzione, e questo è ancora più grave. Grazie allora come sempre a Stefano Santarossa, Più Europa, ci vedremo nei prossimi appuntamenti, vediamo se c'è l'ospite in diretta dalla redazione del Veneto. Grazie, siamo in compagnia di Lucio Leonardelli. Tra i temi più importanti di questi giorni c'è la chiusura di questo primo filone di indagini che ha riguardato la criminalità organizzata, le infiltrazioni di criminalità organizzata eraclea, e non solo, perché insomma abbiamo visto che da quanto emerge anche la località di Caorle insomma sarebbe coinvolta. Ecco, una chiave di lettura, Lucio Leonardelli, che l'ha data anche il governatore Zaia, cioè che se il prefetto dovrà ritenere sciogliere il comune di Eraclea, lo dovrà fare ovviamente, anche se sarebbe il primo caso in Veneto. Non certamente chiaramente un fattore positivo, però staremo a vedere. Cosa ne pensa? Beh, che indubbiamente è una brutta storia tutto quello che sta avvenendo succedendo e sta avvenendo fuori, anche perché appunto come da quello che si è letto dalla relazione della Procura che ha chiuso le indagini, questo primo filone di indagini sarebbe coinvolto anche in qualche modo il comune di Caorle, se non direttamente o indirettamente, anche se si parla addirittura di elezioni, quelle del 2016, che sarebbero state in qualche modo condizionate dal clan di Casalesi. C'è una brutta storia perché ovviamente ci riguarda più da vicino, però sappiamo che non è una novità purtroppo la questione delle infiltrazioni mafiose nella nostra regione, nel Veneto, ma anche in Friuli Venezia Giulia. Mi ricordo che la relazione dell'osservatorio regionale dell'antimafia del Friuli ha messo proprio in evidenza anche un forte radicamento delle mafie, ma soprattutto della Camorra in questo caso, anche in Friuli Venezia Giulia. Quindi diciamo che quest'area del nord-est
è fortemente condizionata proprio da queste infiltrazioni che riguardano, riguardano un po' tutto il giro delle mafie, la mafia in quanto tale, la camorra, la 'ndrangheta, si sono un po' spartiti il territorio. Su questa nostra area, il Veneto orientale, evidentemente si è radicato molto, in maniera molto forte il clan dei Casalesi, c'erano stati dei segnali, ricordo che comunque l'inchiesta che si è concretizzata di fatto a febbraio è durata una decina d'anni, quindi c'erano stati dei segnali che probabilmente non erano stati tenuti in considerazione o quantomeno erano stati forse sottovalutati. Fatto sta che adesso si vede che insomma ci sono delle situazioni che si stanno un po' allargando, o si starebbero meglio, usiamo ancora il condizionale, certo, allargando a macchia d'olio. Vedremo cosa ne viene fuori, è chiaro che dobbiamo in qualche modo, come sempre, stare attenti, stare allerta, è importante che le amministrazioni locali, ma non solo, i cittadini più in generale, siano particolarmente attenti. Certo è che quello che è un fenomeno ovviamente in negativo, preoccupante, è proprio quello dell'usura, perché sta interessando molto le imprese di casa nostra, imprese che si trovano loro malgrado costrette a rivolgersi altrove perché magari vessate dalle banche e quindi non trovano risposta in ambito finanziario, quindi questo è un altro dato, un altro elemento. Dopodiché speriamo che comunque la situazione venga monitorata e tenuta in controllo. Ricordo che c'era stata la visita della Commissione parlamentare antimafia, che ha fatto visita a Venezia e a Verona, e già da lì erano emersi dati fortemente preoccupanti. Ora abbiamo visto il filone di Eraclea e di Caole, c'era stato il filone di Padova non molto tempo fa, un filone che riguardava Verona. Ecco, ci sono più aree. Se le mettiamo assieme diventa fortemente preoccupante, come dicevo, e bisogna comunque stare particolarmente attenti e non negare purtroppo quello che è un fatto ormai acclarato e tristemente anche accertato. Staremo a vedere, grazie a Lucio Leonardelli per essere stato con noi, Lina, che può tornare a Pordenone. Sabato 16 l'amico Nazario Mazzotti, speech GL del Friuli Occidentale, non potrà essere qua perché sarà a Roma per partecipare alla manifestazione indetta dei sindacati dei pensionati CGL, CISL e UIL. Allora, Nazario Mazzotti, ben ritrovato, facciamo un po' il punto della situazione nei tre minuti. Sì, sabato 16 saremo in tanti esattamente a Roma per sostenere i diritti dei pensionati che non sono né egoisti, come qualcuno ha avuto a dire, ma aiutano sempre figli e nipoti. Comunque, nell'incontro di lunedì scorso il governo si è impegnato ad avviare da subito quattro tavoli di confronto. Il primo sulla non autosufficienza, è urgente, noi diciamo, una legge quadro nazionale sulla non autosufficienza per rispondere ai bisogni di 3 milioni di persone non autosufficienti e delle loro famiglie. È ormai un'emergenza che colpisce tanti e mette in crisi milioni di famiglie. Perciò stiamo raccogliendo anche firme nelle sedi, nei mercati. Stamattina eravamo in piazzetta Cavour, qui a Pordenone. Secondo tavolo sulle pensioni, serve una nuova riforma che superi la legge Fornero, con la pensione di garanzia per i giovani, con la flessibilità in uscita, precoci, lavori gravosi, lavori di cura, lavoro delle donne. Mentre per la rivalutazione annuale sosteniamo che anche per il 2020 non basta certo quel 100% anche per quelle che si collocano tra 1.500 e 2.000 euro lordi, bisogna andare ben oltre con l'estensione anche della 14ª a un'altra fase di pensioni medio-basse, oltre alla previdenza complementare da attivare e a separare la previdenza dall'assistenza. Terzo tavolo sulla riforma fiscale, lavoratori dipendenti e pensionati pagano tra l'85 e il 90% dell'IRPEF, ma non vedono certo una tale quota di reddito. Noi abbiamo apprezzato l'impegno dell'attuale governo per lo stop agli immondi condoni, li avevano chiamati pace fiscale, e per una seria lotta all'evasione assolutamente insostenibile la situazione attuale. 109 miliardi l'anno, dice il Ministero dell'Economia e della Finanza, 130, dice Cottarelli, un buco più grande del costo dell'intero sistema sanitario nazionale.
In secondo luogo, una lotta aspettata al nero, tutto va tracciato, meno contante, più controlli, meno IRPEF, non solo ai lavoratori, c'è l'impegno per 3 miliardi in meno per quest'anno, per il 2020 e 6 per il 2021, ma anche per i pensionati ci deve essere perché pagano più di tutti. Per questo sosteniamo anche la possibile scelta di modulare l'IVA sui beni di lusso anche oltre il 22% per tramutare il maggior gettito in benefici fiscali per chi le tasse le paga proprio tutte. Poi il quarto tavolo ovviamente sul lavoro, guardate bene che nel paese ci sono 2 milioni e mezzo di disoccupati, 13 milioni e mezzo di cosiddetti inattivi e più o meno 130-150 mila giovani che lasciano il paese ogni anno. Quindi un tavolo sul lavoro, investimenti pubblici e privati per tutelare l'ambiente, l'efficientamento energetico, le infrastrutture e per il pubblico impiego, il rinnovo dei contratti e le assunzioni indispensabili per mandare avanti i servizi pubblici. Noi sappiamo in quali gravi condizioni versa il paese, sappiamo che non potremo avere subito tutto, ma qualcosa deve arrivare da subito. E sappiamo che ci vorrà tanta tenacia e continuità per questa battaglia lunga e difficile. Quindi buona manifestazione anche a coloro che ci vedranno in TV. Qui ci rivedremo sabato 23 novembre. Grazie, grazie allora a Nazario Mazzotti, speech GL del Friuli Occidentale. Andiamo a Udine, dovremo avere l'ospite di Omar Costantini. A voi la linea. Allora, Salvatore Spitaleri, cosa cambia innanzitutto, viene da dire la domanda lascia spontanea, cosa cambia in maggioranza a livello nazionale dopo quello che è successo in Umbria? Nel senso, si va avanti comunque, è stato un incidente di percorso, l'alleanza va, non va, insomma, cosa nasce? Ma più che le elezioni in Umbria, la maggioranza deve registrarsi rispetto alla finanziaria, perché è una finanziaria complicata, dove abbiamo ereditato 23 miliardi di rischio per gli aumenti IVA e quindi mettere a punto una finanziaria non è così semplice. È necessario che tutte le parti che vogliono far parte di una coalizione si comportino da alleati e non da chi spara sulla Croce Rossa. Il Partito Democratico da parte sua sta cercando, come dire, di mettere un pizzico di equilibrio rispetto a un'alleanza che sta mostrando qualche fibrillazione. C'è un tema importante che viene dalle elezioni umbre e che è quello di costruire un'alternativa credibile a un messaggio molto forte, ma è anche molto semplice, che certo. Salvini lancia. E quindi non ci sono, come dire, c'è da tirarsi sulle maniche, certo. Non è tempo di tirarsi secchielli di sabbia, è tempo di tirarsi sulle maniche. Senta, ma quanto è costata alla coalizione di centro-sinistra PD, Movimento 5 Stelle, questa sorta di non partecipazione da parte dell'ex inquilino del Nazareno? Che non è Gesù allora, Cristo, più, eh? Io non so se cioè non sono in grado di fare un'analisi numerica. È costato e costa nella, come dire, nella percezione dei cittadini il non vedere un'alleanza coesa, cioè tutti gli elementi che portano fibrillazione non giovano a un messaggio, perché i cittadini auspicano che ci siano alcune scelte, che siano scelte condivise, dopodiché il giudizio spetterà a loro quando sarà il momento. Ma è evidente che questi continui distinguo qualche problema l'hanno dato. Non penso si potesse, come dire, ribaltare il risultato dell'Umbria, però dare, come dire, un'impressione più di costruzione ai cittadini diventa importante. E chiudiamo per quanto riguarda invece il rapporto con i 5 Stelle. Sicuramente per quanto riguarda la finanziaria sarà probabilmente riconvocata la piattaforma Rousseau. Ecco, onestamente, dal lato della sua esperienza, 700 voti possono cambiare l'Italia? Ma guardi, ogni partito, ogni movimento politico ha momenti di elaborazione interna. Il tema è che di fronte, come dire, alle complessità di una legge finanziaria, trasformarla in spot rispetto a una misura piuttosto che l'altra è molto semplice. Invece, come dire, c'è da,
da avere consapevolezza di una situazione di crisi e quindi della necessità di superarla. I 700 voti della piattaforma, o 7.000, o fossero anche 70.000, non sono sufficienti per affrontare evidentemente questo tema. Io ringrazio Salvatore Spitaleri e ripasso la linea a Pordenone. Questa domenica il calendario liturgico della tradizione cattolica richiede una particolare commemorazione. Di che si tratta e che significato soprattutto ha? Lo chiedo all'amico professore Giordano Brunettin, una voce, i tre minuti anche per lei. Ben trovati a tutti voi. Certo, direttore, questa domenica, la 22esima dopo Pentecoste, l'Ordo Celebrandi, ovvero sia il calendario liturgico della tradizione cattolica, stabilisce che si debba certamente celebrare la domenica più due commemorazioni che verranno cantate. E ricordiamo che le commemorazioni sono appunto il ricordo nelle orazioni di feste che sono concorrenti e occorrenti il medesimo giorno. Possono essere feste mariane o feste naturalmente di santi. In questo caso, questa domenica, due commemorazioni. Ricordiamo anche, direttore, che il lungo movimento per la riforma liturgica ha sempre combattuto contro queste commemorazioni. Perché? Perché l'ispirazione è sostanzialmente quella luterana, che nega la venerazione dei santi, il culto dei santi e quindi anche la comunione dei santi. La riforma post Concilio Vaticano II è sostanzialmente il frutto di questo lungo movimento per la riforma liturgica. Quindi l'Ordo Celebrandi, cioè il calendario liturgico della tradizione cattolica, ha particolare cura che vengono rispettate queste commemorazioni. Ora, questa domenica qual è la commemorazione che, su cui conviene soffermarci un momentino? Quella su Sant'Andrea di Avellino, o Sant'Andrea Avellino, un grande santo che è vissuto fra 1521 e 1608 e che è l'artefice, uno dei protagonisti della riforma cattolica. E la sua vita fu totalmente dedita alla imitazione di Gesù Cristo. Questo lo portò a coltivare in modo particolare l'umiltà, ma anche la carità. Ma proprio per questo entrò perfettamente in sintonia con il movimento della riforma, quella seria cattolica, e quindi ovunque lui operò, uomo di notevole cultura e preparazione, cercò sempre di introdurre il rinnovamento dei principi vitali spirituali del cristianesimo, soprattutto nella vita appunto religiosa. Lui appartenne ai canonici regolari teatini, fondati a San Gaetano a Atene, e i suoi superiori, viste le sue qualità, la sua devozione e la sua intelligenza, lo inviarono in diversissimi istituti, congregazioni, capitoli religiosi, seminari, per attuare appunto la riforma cattolica, e la sua attività fu incessante, lasciò un'impronta in tutta Italia di questa sua devozione, di questa sua intelligenza e di questa sua spiritualità. E ne ricavò che cosa? Certamente una fama di santità, ma anche due attentati alla sua vita, entrambi mortali, se le ferite non fossero state miracolosamente guarite. Ma noi lo ricordiamo soprattutto perché cosa, direttore? Perché lui è il santo, in certo senso, invocato, il suo culto si dirige soprattutto verso la protezione dalla morte improvvisa. In quest'epoca che noi viviamo, in cui si cerca la morte indolore, la morte incosciente, addirittura il suicidio programmato, è bene invece ripensare a questo santo e alla fuga dalla morte improvvisa, perché se la salvezza eterna deriva proprio dal pentimento e dal perdono che si può avere anche all'ultimo istante, ecco che la morte, che è una faccenda seria, direbbe Guareschi, è una faccenda da ridere, no? Ci deve trovare in piedi, non acciambellati al suolo come bestie da soma stravolte dalla fatica. La morte ci deve trovare vigili e pronti per ottenere appunto anche quel pentimento e quel perdono necessario per la salvezza. Dunque Sant'Andrea d'Avellino, ricordiamo la chiesa della Santissima Trinità in Pordenone, ogni domenica ai festi di precetto alle ore 18, il canto della Santa Messa della tradizione cattolica. Grazie, allora come sempre l'amico Giordano Brunettin, una voce, ci vedremo la settimana prossima. Con lui chiudiamo questa prima parte del telegiornale del Nord-Est, a seguire le previsioni del tempo con l'Osmer Arpa Friuli Venezia Giulia e poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine, da quella del Veneto. Vi ricordo l'appuntamento di domani con lo sport, con GP Giovanni Pacoriga a partire dalle 14.45 circa, e poi
il gran finale, possiamo dire così, sportivo, della domenica sportiva, a partire dalle 19.10 qua direttamente dagli studi di Telepordenone, a seguire poi la replica, la prima puntata di Credo negli esseri umani. Questo insomma è il nuovo format che di settimana in settimana andrà in onda. Domani insomma, per chi si è perso la prima puntata, potrà vederlo in replica. Questa sera invece il muro di Berlino, i 30 anni diciamo così dalla caduta, un documentario ad hoc, e poi vedremo anche il resoconto, le operazioni fatte dai carabinieri della compagnia di Pordenone in un altro nuovo format, operazioni ad alto rischio. Buon fine settimana, buona domenica, e l'informazione torna lunedì. Buonasera. Per quanto riguarda la giornata di domani, bel tempo sotto la regione, quindi giornata di cielo sereno finalmente, con temperature minime che scenderanno, dato il cielo sereno, a valori intorno ai 4-5 gradi in pianura, zero o anche sotto zero nelle valli di montagna, specialmente laddove c'è la neve. Massime poi a 15-16 gradi per quanto riguarda pianura e costa. Per la giornata di lunedì al mattino avremo ancora tempo abbastanza buono, ma rapidamente dal mare arriverà nuvolosità e dal pomeriggio anche delle piogge in genere deboli. Temperature massime di lunedì intorno ai 15 gradi circa. Poi tra martedì e mercoledì cielo coperto con piogge in genere moderate, bora sulla costa che nella notte tra martedì e mercoledì sarà forte. Quota neve martedì intorno ai 1500 metri, mercoledì sui 1000 metri circa. Buona domenica a tutti. Bene, ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. L'informazione continua su TPN, treno dei servizi. Udine! Giulia! Udine! Giulia! Udine! Giulia! La fumata bianca è arrivata poco prima delle 11 di questa mattina da Milano, 16 voti favorevoli su 22. Sarà dunque Udine ad ospitare la Dunata Nazionale degli Alpini nel maggio del 2021. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell'ANA, una notizia che ha fatto subito il giro di tutto il capoluogo friulano, dell'intero Friuli. Questa è la quinta volta che ospiterà la Dunata Nazionale. Grandissima soddisfazione, veramente un grande lavoro che hanno fatto la sezione, tutti gli alpini e tutti i comuni, è veramente una cosa importantissima, è un orgoglio per la città, per il Friuli, per tutti quanti. Gli alpini sono la cosa più importante che abbiamo, l'associazione è una delle più importanti che abbiamo. Senta, è una bella notizia anche per il rilancio delle varie iniziative, no? In programma non solo a Udine. Certo, saranno occupati sicuramente tutti gli alberghi, quindi ci sarà un'invasione, credo che questo sia l'elemento più importante. Oltre al turismo abbiamo questa adunata che è sentitissima e penso che tutta l'Italia onorerà la città di Udine. Un piccolo particolare, cade a 45 anni dall'Orcolat. Questo è un altro importante elemento che va ricordato con cominciano a fare gli alpini, che hanno dato il loro contributo, hanno dato il più grande, io penso il più grande contributo alla rinascita e soprattutto al soccorso, questo è importantissimo, veramente un riconoscimento veramente ufficiale. Immagino soddisfazione, definirla soddisfazione è il minimo, no? Assolutamente sì, abbiamo fatto tanto per poter avere questa adunata, ci siamo riusciti. Grossa soddisfazione anche per il punteggio, perché abbiamo preso 16 voti su 22, quindi diciamo un voto che siamo bulgaro, diciamo. Diciamo che la sezione di Udine è molto importante, anche le altre lo erano, però secondo me dal mio punto di vista ce la meritavamo, anche perché da 96 che non la prendevamo, quindi certo. Grossa soddisfazione. Ecco, lei mi ha anticipato una domanda, nel 96 ricorreva anche il ventennale del terremoto, nel 2021 ricorre il 45esimo anniversario. Certo. L'importanza di dare un significato forte per ricordare ancora una volta anche l'opera, no? Degli alpini durante quel periodo. Assolutamente sì, e questo credo che sia stato una motivazione importantissima, perché come lei ben sa, nel 76 quando c'è stato il terremoto tante sezioni d'Italia sono venute a darci una mano, e quindi io credo che questo sia importante per il giudizio, ma anche sul globale, perché oltretutto abbiamo anche il centenario della fondazione della sezione, quindi abbiamo avuto diciamo
delle manifestazioni favorevoli e quindi noi ne siamo assolutamente felici. E come si sta che lavora? E adesso diventa la parte impegnativa perché adesso abbiamo 18 mesi di lavoro, però noi della Iulia, noi della sezione di Udine non abbiamo questo tipo di problemi. Mai molà e sempre davanti. Mai molà. Presidente, cosa è emerso oggi dal convegno? È emerso che il legislatore con questi provvedimenti ha trascurato quello che è il comparto più importante dell'economia, cioè le medie e le piccole imprese, che ha fatto un errore e si è lasciato trascinare nella difesa degli interessi dei grossi operatori, dei grossi player energetici e non ha nemmeno tutelato i consumatori. Le risposte che stanno arrivando diciamo dai rappresentanti politici? Noi siamo qui oggi tutti assieme per chiedere ai rappresentanti della politica la tutela della piccola impresa che in questi anni è quella che ha fatto il suo dovere, che continua a farlo a difesa del lavoro, dello sviluppo di questo territorio ma dell'intera Italia. Ecco, secondo lei qualcosa cambierà in corso d'opera? Io credo che se no la politica non è miope capirà che non può distruggere con le proprie mani il tessuto economico. Visto i risultati che ottiene con i grossi player tipo Ilva, credo che non gli rimanga che rivolgersi al nostro tessuto e metterci nelle condizioni di lavorare, non vogliamo privilegi. Diciamo l'articolo 10 ha di fatto espulso le piccole imprese da questo che sarà secondo noi il presente e il futuro dell'economia, in particolare nel nostro paese, che ci permetterà di riqualificare tutti i patrimoni da quello culturale a quello residenziale a quello produttivo. Quindi perché espellere quelli che sono stati i player più interessanti, più competitivi e più attenti anche alle dinamiche sociali? Onorevole, che aria tira a Strasburgo? Diciamo che si sta registrando un grande e grave ritardo nella partenza della Commissione europea. Comunque abbiamo ricevuto oggi la comunicazione che il giorno 14 novembre ci saranno le audizioni dei commissari che finora diciamo, sono rimasti in stand-by. Quindi l'appuntamento è per il 14 novembre per le audizioni e poi subito a seguire, immaginiamo la settimana successiva, speriamo, il voto in plenaria, quindi c'è un po' di dibattito, c'è un po' di fermento, perché mentre su un fronte diciamo, la candidatura potrebbe anche diciamo, essere accettata dalla maggior parte dei partiti, ancora c'è un po' di resistenza sulla candidatura del commissario designato per la Francia e adesso in questi giorni attendiamo gli sviluppi e vediamo se questa benedetta commissione capitanata e presieduta dalla Presidente von der Leyen riuscirà a partire quando? Se dai primi di dicembre o dai primi di gennaio. Certo. Sarebbe la prima volta in 40 anni di suffragio universale che si registra un così grave ritardo e soprattutto un così grande distacco rispetto alle volontà della popolazione europea. Anche perché dalle nostre parti ci raccontano che in Europa sta andando tutto bene, anzi il Parlamento italiano deve di gioco forza imparare da quello europeo. Ma io non sono tanto convinta che il Parlamento italiano debba prendere ad esempio quello europeo. Comunque diciamo che ci sono anche diversi sistemi elettorali, quindi le valutazioni sono sempre da prendere un po' con le pinze, direi quasi con le tenaglie. Diciamo che in Europa si registra per la prima volta una impossibilità a creare una maggioranza con due gruppi parlamentari e quindi le solite procedure e gli accordi facili che erano possibili fino al 30 giugno del 2019 oggi praticamente non sono più possibili, tant'è che recentemente qualche esponente di spicco della politica europea ha cominciato a dichiarare che si rende necessario parlare anche con i sovranisti e quindi siamo qua in attesa di capire che cosa ci vorranno chiedere. Ci terrei anche a precisare una cosa, che abbiamo cominciato a fare qualche azione politica, qualche interrogazione sull'acciaio piuttosto che la formaldeide, sulle attività belligeranti che sono state registrate in Turchia e tante altre cose che fanno emergere un sospetto che sotto il cappellino dei partiti popolari o dei socialisti democratici o di altro in realtà si nascondono spesso i nazionalismi delle nazioni europee e io dico puntano il dito contro di noi, forse dovremmo imparare a essere orgogliosi di partecipare e di essere parte attiva di una politica nazionale e non nascondersi dietro uno schema che andava bene forse fino al 30 giugno ma che oggi deve essere messo
in discussione. Ci sono molte evoluzioni, Brexit incombe, se e quando, le elezioni in Gran Bretagna, tutto in estremo movimento e quindi tutto nuovo anche per la politica europea, che è tanto tanto specializzata nel comporre gli schemi in un tavolo composto da poche persone. Forse non sarà più possibile, quindi forse i nazionalismi, visti come tutela di interesse delle nazioni che mandano i propri delegati al Parlamento, dovranno essere rivalutati e dovranno essere tenuti in debita considerazione e non imputati, additati come una vergogna. Dopo la splendida vittoria ottenuta domenica scorsa a spese del Genoa, domani arriva allo stadio Friuli la SPAL. Vi ricordo che la SPAL non ha mai vinto in trasferta, 0 punti, neanche pareggiato, quindi sulla carta in teoria ci potrebbe essere il bis da parte degli uomini di Gotti, che a proposito ha dichiarato di essere a disposizione dell'Udinese in attesa che la società riesca ad assicurarsi un buon allenatore. Lui fino a quel momento farà il suo compitino. E devo dire che è un compitino piuttosto interessante, se sarà come quello appunto scritto a Genoa. Una squadra, questa bianconera, che è chiaro, palese, ha voluto allontanare il tecnico Tudor, perché non è possibile che da una domenica all'altra ci sia una trasformazione del genere. Una squadra che comunque ha delle potenzialità, vediamo se riuscirà poi ad esprimere domani contro la SPAL. Naturalmente i tifosi sono ringaluzziti, si sono rinvigoriti dopo la vittoria contro il Genoa e naturalmente si attendono che la squadra possa offrire la stessa identica prestazione appunto offerta a Marassi. Gotti dice appunto che sta lavorando sulla squadra indipendentemente dall'avversario, domani sarà la solita partita difficile eccetera eccetera, ma questo è un refrain che conosciamo, tutti gli allenatori lo dicono, ma a questo proposito andiamo ad ascoltare quello che ha detto appunto il tecnico Gotti in conferenza stampa. Credo che sia il tema principale in questo particolare momento, l'aspetto legato all'atteggiamento, più ancora che alla classifica, perché sappiamo perfettamente, ma i giocatori ne sono pienamente consapevoli, del fatto che domani arriva la SPAL, che la classifica dice essere un po' in ritardo in questo momento, ma sappiamo che la partita sarà estremamente difficile, ma d'altronde se si vuole giocare in Serie A partite facili non ce ne sono. E quindi l'aspetto legato all'atteggiamento e al cercare di costruirci un nostro atteggiamento da virtuoso da portare più a lungo possibile, credo sia la priorità. Sotto l'aspetto tattico non credo ci siano grandi sorprese, ovviamente i particolari faranno la differenza, gli episodi sulla carta possono fare la differenza. Mi aspetto una gara maschia, tosta, vera. Conosco la SPAL molto bene, ma l'orientamento di questa settimana non è stato sulla SPAL. Il nostro orientamento questa settimana è stato su noi stessi, cercando di preparare la partita contro questa SPAL, ma il focus è su noi stessi, non su loro. È tutto, non resta che ringraziarvi per la visione e l'ascolto. Break pubblicitario e poi la linea al Veneto. Ben ritrovati anche dalla nostra redazione del Veneto, ancora con l'informazione di Tele Pordenone. Apriamo con l'economia, con la crisi, persi 21,5 miliardi di consumi delle famiglie, crollati negozi e botteghe, 200.000 in meno negli ultimi 10 anni. La fotografia è dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Rispetto al 2007, anno pre-crisi, le famiglie italiane hanno tagliato i consumi per un importo pari a 21,5 miliardi di euro. L'anno scorso, spiega l'ente Mestrino, la spesa complessiva dei nuclei familiari del nostro paese è stata pari a poco più di 1.000 miliardi di euro. Nonostante la contrazione, questa voce continua comunque a essere la componente più importante del prodotto interno lordo nazionale. Come era prevedibile, fa sapere la CGA, il sud è stata la ripartizione geografica che ha registrato la riduzione più importante. Dal 2007 al 2018 le famiglie meridionali hanno tagliato
la spesa mensile media di 131 euro, quelle del nord di 78 euro e quelle del centro di 31 euro. A pagare il conto sono stati anche gli artigiani e i piccoli negozianti. Lavoro, la regione convoca per la prossima settimana a Longarone nel Bellunese gli stati generali dell'occhialeria, un fiore all'occhiello in questo senso proprio del Made in Veneto. L'appuntamento è per venerdì 15 novembre dalle 9 alle 13 nella sala centro congressi di Longarone Fiere a Longarone, dove si svolgeranno gli stati generali dell'occhialeria. La regione, anche per consolidare un riferimento forte alle domande che giungono dal territorio, convoca l'incontro che vedrà la presenza dell'assessore Elena Donazzana per fare il punto della situazione, analizzare opportunità e minacce e proporre una strategia condivisa. Va sottolineato che il polo veneto dell'occhialeria, il più importante al mondo nel settore, è l'epicentro di trasformazioni che stanno interessando i rapporti tra i fondi che detengono i grandi brand del russo e il sistema delle licenze, le fusioni tra produttori di montature e di lenti, gli investimenti in tecnologie 4.0, la ricerca in ambiti innovativi, come per esempio l'ecosostenibilità. Lunedì sarà presentato alle 11 a Mestre il libro dal titolo Autonomia, ragioni e prospettive, scritto dal costituzionalista professor Mario Bertolissi. L'appuntamento è all'auditorium M9 del Museo del Novecento in via Giovanni Pascoli con l'autore e professore di diritto costituzionale. Ci sarà anche il governatore del Veneto Luca Zaia e il professore di diritto costituzionale dell'Università di Napoli Federico II Alberto Lucarelli. Moderatore dell'incontro sarà il giornalista Paolo Del Debbio. Politica, Fratelli d'Italia scende in campo per le prossime regionali, autonomia e presidenzialismo in vista delle consultazioni. Allora vediamo i particolari del servizio che arriva da Venezia. Coordinatore regionale del partito, chiamato a raccolta tutti i miei dirigenti, e abbiamo assunto una posizione chiara che è quella di appoggio al referendum che si è celebrato il 22 ottobre 2017, che non chiedeva né secessione né indipendenza, ma chiedeva solo maggiori forme di autonomia per il Veneto nel rispetto della Costituzione e di quel valore per noi indiscutibile che è quello dell'unità nazionale. Questa è la nostra posizione, ci auguriamo dopo 2 anni dalla celebrazione di quel referendum di vedere qualche risultato. Per il momento purtroppo i risultati sull'autonomia sono l'equivalente della radice quadrata di zero. Ci auguriamo di poter avere presto una proposta sulla quale poter discutere e dare ancora più fermezza alla nostra posizione in favore dell'autonomia per il Veneto. Il 4 novembre è stato il giorno più opportuno per presentare le nostre posizioni rispetto ad una Repubblica presidenziale che garantisca l'unità nazionale e riconosca le autonomie alle locali, alle regioni e ai comuni. Doppio significato è anche il giorno delle forze armate, perché mi piace sempre ricordare che non esiste nazione se non esistono le forze armate. Con l'assessore Donazzana abbiamo voluto dare un segno di dialogo nei confronti di quegli studenti e quei professori che in qualche modo hanno, proprio qua a Venezia, l'Istituto Marco Polo, hanno vietato l'ingresso ai rappresentanti delle forze dell'ordine, delle forze armate, proprio nel giorno del 4 novembre. Abbiamo voluto dare un segnale, visto che oggi c'è un'assemblea degli studenti, inviando loro una lettera, non con le nostre opinioni, ma con quello che è stato il discorso fatto, il messaggio rivolto dal Presidente Mattarella in questa giornata, e anche ricordando che la Costituzione va presa nel proprio insieme, non è una pizza in cui un menù in cui qualcuno utilizza l'articolo che vuole, perché a me piace anche ricordare che se è vero che nella nostra Costituzione si ripudia la guerra come metodo per risolvere i conflitti internazionali, è anche vero che l'articolo 52 si dice che è sacro dovere di ogni cittadino italiano difendere la propria patria. 4 proposte per rendere l'Italia più efficiente. Presidenzialismo, possibilità di abolire i senatori a vita che sono un orpello del sistema ottocentesco, tetto alle tasse perché ci siamo stancati di dover togliere soldi ai cittadini aumentando sempre le spese inutili di questo Stato, e poi supremazia del nostro ordinamento su quello europeo, come avviene per esempio in Germania. Ciò che ci piace dell'Europa lo prendiamo, quello che non ci convince dobbiamo sottoporlo al referendum popolare o almeno al voto del Parlamento.
Ammonta a 1 milione di euro il contributo stanziato dalla Regione del Veneto attraverso due delibere della Giunta per quanto concerne le opere di miglioria anche strutturale in 37 impianti sportivi della Regione. Con questi provvedimenti, spiegano da Palazzo Balbi, diamo attuazione alla normativa regionale in materia di sport, sostenendo oltre alla pratica sportiva anche l'adeguamento dell'impiantistica di base. Un Veneto su quattro, spiega l'assessore regionale Corazzari, pratica una disciplina sportiva e noi riteniamo doveroso supportare tutti i soggetti, dagli enti locali alle associazioni che sono impegnati a offrire strutture adeguate sia per i residenti che per i turisti. Perché a Fusina si vuole costruire un termovalorizzatore che non serve al Veneto? Se lo chiede come interrogativo la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin. Alla direzione ambientale della regione è pervenuto un progetto per riattivare l'inceneritore di Fusina che aveva chiuso i battenti nel 2014. A chiedere la valutazione di impatto ambientale Eco Progetto, partecipata di Veritas, che intende realizzare il termovalorizzatore più grande del Veneto con 374.000 tonnellate annue di rifiuti trattati fra biomasse legnose, CSS, fanghi e percolati di discariche. Non ci stiamo, ha detto la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, il Veneto è una terra che sta differenziando molto, non si capiscono quindi le ragioni per un termovalorizzatore così grande se non con l'arrivo di rifiuti da altre regioni. L'impianto dovrebbe trattare 90.000 tonnellate all'anno di fanghi, ma nel territorio interessato se ne producono appena 39.000. Da dove verranno gli altri fanghi? Si chiede Erika Baldin. Ricordiamoci che fanghi vuol dire terreno infiltrato da sostanze inquinanti come i famosi fanghi. Per chi lo ignorasse, come consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, ricordo che in Italia per legge nazionale c'è la libera circolazione dei rifiuti speciali, ovvero di tutti quei rifiuti che non sono rifiuti solidi urbani. Ciò significa che i territori irresponsabili che non hanno mai provveduto a costruire impianti mandano i loro rifiuti nelle realtà strutturate come quelle del nord. Così l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacini risponde proprio a Erika Baldin circa il destino dell'impianto di termovalorizzazione di Fusina. Come ho già avuto modo di dire, questo genera il rischio che il nord diventi la pattumiera dell'Italia, ha sottolineato l'assessore regionale all'ambiente Veneto. Proprio per questo è necessario che il ministro Costa, come ho già chiesto, disponga una norma che blocchi questi flussi. La regione Veneto ci ha già provato con la propria legge in cui si disponeva che gli impianti di una regione non potessero accogliere rifiuti provenienti da fuori regione se non per quantità massima del 25% della loro capacità di smaltimento. E se la tutela dell'ambiente, competenza legislativa esclusiva dello Stato, la Corte Costituzionale con propria sentenza ha dichiarato, dice ancora l'assessore regionale, l'illegittimità della legge regionale, per cui prendendo atto che i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle si accorgono dopo anni del problema, vorrei chiedere loro che nel caso vogliono davvero essere utili, anziché impegnarsi in queste dichiarazioni e comunicati, alzino il telefono e chiamino il loro ministro pentastellato Costa dicendogli di emanare una norma in questo senso. Cambiamo argomento, andiamo in Cansiglio, una struttura per il territorio e la collettività. In seguito ai lavori di restauro conservativo, Veneto Agricoltura, infatti, inaugurato esattamente un anno fa l'hangar Cansiglio, ovvero ciò che rimane di una ex base militare aeronautica del sistema NATO durante il periodo della Guerra Fredda in Cansiglio. L'hangar è oggi uno spazio polivalente con la funzione di supportare, agevolare e incrementare le numerose attività di didattica naturalistica, di turismo ambientale e socioculturale, ma anche di divulgazione tecnico-scientifica che già si svolgono tra l'altro in Cansiglio sia a livello istituzionale che da parte di varie organizzazioni pubbliche e private. Già dopo un primo anno di attività è stato osservato un grande interesse da parte di attori di diversa natura e con soddisfazione si può dire che la struttura è stata ben valorizzata, avendo ospitato vari convegni, incontri con l'università, numerose scolaresche e concerti di musica. Le potenzialità di Hangar Consiglio sono però molto più grandi e Veneto Agricoltura vorrebbe poterle sviluppare e valorizzare in collaborazione con nuovi interlocutori, creando un gruppo di lavoro che contribuisca a far diventare la struttura un collettore di iniziative culturali e scientifiche che gravitino attorno ai temi della foresta e del mondo della montagna in generale. Apriamo la pagina del Veneto orientale. San Michele al Tagliamento, verso fine anno saranno formalizzati gli atti per cui 5 appartamenti ERP di Piazza Galasso saranno assegnati alle famiglie in attesa e 4 negozi sfitti riprenderanno vita. Nei giorni scorsi nella cittadina si sono incontrati il presidente dell'ATER Venezia, Raffaele Speranzon, accompagnato dal suo vice direttore Simone Zanardi e il sindaco
Pasqualino Codognotto per formalizzare un accordo che ha l'obiettivo di valorizzare un patrimonio utile per fini sociali. La Ater, secondo quanto emerge da questo incontro, si impegnerà a eseguire la manutenzione necessaria degli appartamenti sfitti. Potremmo, ha detto il primo cittadino codognotto, ridare vita ai negozi da usare momentaneamente per fini istituzionali attraverso una convenzione. Con l'aiuto della Proloco, delle associazioni turistiche e dei giovani, restituiremo decoro ai portici. Artigiani digitali crescono, 84 studenti in alternanza scoprono e documentano il saper fare di bottega con lo smartphone. Sono in totale infatti 84 i ragazzi dell'area metropolitana di Venezia che durante l'anno scolastico 2018-2019 hanno partecipato al progetto La Generazione Z racconta il futuro dell'artigianato, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in partnership con Confartigianato, percorsi di alternanza scuola-lavoro sperimentali che le due realtà hanno sviluppato con la collaborazione di 6 scuole secondarie di secondo grado e 24 imprese del territorio, con l'obiettivo di avvicinare i giovani al mestiere artigiano e rilanciare e innovare il settore con l'aiuto delle nuove tecnologie usate proprio dai ragazzi. Durante l'orario scolastico di alternanza, gli studenti sono entrati in bottega per conoscere da vicino i segreti del mestiere e catturarne le particolarità e i gesti attraverso l'occhio del proprio smartphone. Dopo oltre 100 ore di immagini girate per la riscoperta di circa 13 mestieri, sono stati 13 video racconti che verranno presentati in 6 tappe nelle scuole partecipanti, con il coinvolgimento anche di numerose scuole, tra cui, stando in Veneto orientale, l'ITIS Leonardo da Vinci di Porto Gruare, lo Scarpa Mattei di San Donà di Piave. Sanità, percorsi d'accesso ai prelievi di laboratorio a Porto Gruaro ridotti di 20 minuti i tempi d'attesa all'ospedale di Porto Gruaro. Appunto, a fare il punto della situazione sul tema è l'ULS numero 4 dopo la nuova organizzazione che ha riguardato l'utenza che gravita sul nosocomio cittadino. Da qualche tempo infatti gli utenti che devono effettuare un esame di laboratorio all'ospedale non devono più effettuare l'accettazione per il prelievo al laboratorio stesso, ma al CUP con contestuale pagamento, ove previsto del ticket. Ebbene, dopo il primo avvio che ha registrato qualche comprensibile difficoltà dovuta all'assestamento e all'ottimizzazione della novità, i risultati per l'utenza oggi sono positivi. Secondo l'ULS 4, consultando il sistema ordina code e calcolando la media giornaliera, emerge infatti che l'attesa per le persone con richiesta di esame ordinario è passata da 55 a 35 minuti della nuova organizzazione, ossia una riduzione, come detto, d'attesa di circa 20 minuti. E oggi a Porto Gruaro, giornata importante perché in municipio si è svolta il meeting, una riunione importante dei più importanti medici che si occupano di Stroke Unit, l'unità dedicata alla cura dell'ictus. La struttura portoguarese compie quest'anno 20 anni. Sentiamo Luca Valentinis, direttore della neurologia Stroke Unit di Porto Gruaro. Dottor Valentinis, l'unità Stroke Unit dell'ULS 4 di San Donà di Piave compie 20 anni. Com'è stato questo percorso ventennale e cosa state facendo oggi qui a Porto Gruaro? L'unità è stata inaugurata nel 1999, è stata una delle prime in tutta Italia a essere aperta. Per i primi anni, con 8 posti letto monitorizzati, ci si occupava della cura dell'ictus in acuto, della prevenzione delle complicazioni, e già questo di per sé ha permesso di ridurre non solo la mortalità ma anche le complicazioni legate al danno cerebrale. Dal 2009 qui a Porto Gruaro abbiamo iniziato ad applicare la terapia trombolitica, quindi l'utilizzo di una sostanza in infusione endovenosa che permette di sciogliere, di distruggere il coagulo che ha dato origine all'ischemia. Negli ultimi anni, dai primi 5-10 casi che abbiamo trattato nel 2009, siamo passati a più di 50 casi all'anno, quindi abbiamo decuplicato i pazienti che riusciamo a trattare e anche ridotto i tempi di arrivo in ospedale, migliorando quindi l'esito sia in termini di mortalità che in termini di conseguenze per il paziente. Da qualche anno, in alcuni casi molto selezionati, abbiamo una collaborazione con la neurologia e la neuroradiologia dell'ospedale di Mestre, il centro hub di riferimento, per inviare pazienti a eseguire la procedura di trombectomia, quindi un intervento meccanico con una sonda, si risale lungo l'arteria femorale, si arriva alla carotide occluso, al vaso cerebrale occluso e si disostruisce meccanicamente. Questo ha permesso ulteriormente di ridurre le conseguenze e le complicanze dell'ictus.
La giornata odierna è una celebrazione da un lato dei 20 anni di attività, dall'altro un'occasione per un incontro con specialisti che provengono da diverse parti d'Italia, con esperti dell'ICTUS anche conosciuto a livello internazionale, che permette di fare il punto su quelle che sono le attuali conoscenze, su quelle che sono le prospettive future per i prossimi anni delle nuove terapie e dei nuovi percorsi che stiamo creando per questa patologia. I sindaci del Veneto orientale si vaccinano contro l'influenza in fila con fascia tricolore addosso e braccio scoperto per vaccinarsi. Mercoledì 13 novembre i primi cittadini del Veneto orientale si presenteranno in massa nella sede del distretto socio-sanitario di San Stino di Livenza per compiere un gesto esemplare e sostenere in prima persona le vaccinazioni contro l'influenza, un modo dunque per sensibilizzare la cittadinanza a immunizzarsi, dato che l'influenza in arrivo dovrebbe essere particolarmente aggressiva e quindi può costituire un pericolo in particolare per anziani e in generale per le fasce più deboli della popolazione. L'appuntamento è fissato alle ore 12. A effettuare la vaccinazione sarà personale del servizio di igiene pubblica coordinato dal direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Luigi Nicolardi. Sarà presente anche la direzione dell'ULS 4 guidata dal direttore generale Carlo Bramezza. Al motto hashtag io mi vaccino verrà consegnata anche una spilla ai primi cittadini per ribadire ulteriormente il ruolo di testimone per la campagna vaccinale 2019-2020. Sport, la passione per il volley accende le colibrì, le Zelina Volley Carinatese, in realtà di un paesino di nemmeno 2000 abitanti, ben rappresentata in Serie B1 dalla sua splendida Under 18, ha il piacere di comunicare che è stata selezionata dalla FIPAV nazionale tra le sole 118 società in tutta Italia che rientrano nel progetto Talento e Territorio. L'Italia siete voi ed unica nella provincia di Treviso. La soddisfazione è stata enorme da parte del sodalizio di San Zenone degli Ezzelini. Torniamo a Portogallo e parliamo di sport. Judo Chiai, ottimi risultati a Porcia e a Noale. Il sodalizio sportivo sta preparando nel migliore dei modi il finale della stagione 2019 con i soliti ottimi risultati che lo collocano tra i migliori club a livello nazionale. A livello di esordienti nel trofeo nazionale Libertas di Porcia, i due partecipanti di categoria esordienti A del Chiai hanno guadagnato la medaglia d'oro con Eliana Tollardo e l'argento con Alexander Piccolo. Anche i tre esordienti B, Gabriel Giacomini, Aurora Milanese e Paco Di Luca hanno fatto l'amplen con 3 ori su 3 partecipanti. Questi risultati confermano la forza del gruppo che ormai è diventato un dream team che viene attentamente seguito dalla federazione. Buoni anche i risultati nella gara del torneo regionale delle cinture di Noale con Daniel Caltanissetta e Carlotta Geretto che hanno conquistato il bronzo, mentre il giorno precedente, sempre a Noale, il club ha partecipato al torneo delle province per bambini con Pietro Barbuio, Erika De Angelis ed Elia Pasqualotto che hanno vinto i 3 incontri della loro categoria, 2 incontri vinti per Giacomo De Micheli, Viola De Angelis, Alberto Ghilardi e Kevin Antonschie, 1 incontro vinto per Samuel Caltanissetta. E ovviamente gli impegni saranno importanti anche per quanto concerne ovviamente le prossime gare sportive del judo. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione, la serata come sempre è ricca su Telepordenone. Buona domenica e ci si rivede ovviamente lunedì con il telegiornale del Nord-Est, arrivederci. Domenica, iniziali foschie e nubi basse, locali nebbie in pianura, specie sui settori centro-meridionali e qualche fondovalle. In successivo dissolvimento lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in ulteriore calo, massime stazionarie. Venti. In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa. In quota deboli moderati dai quadranti meridionali. Mare, in prevalenza poco mosso, mosso alla sera. Telepordenone, la grande informazione del Nord-Est. C'è tutto, ma proprio di tutto.